Tutta informazione, seguitemi! E benvenuti, non so dov'è il telecomando per abbassare qua il volume della televisione. Questo è il ritorno di Halo, la Master Chief Collection Edition, quella che è uscita su Xbox One. Stiamo continuando io e Matteo, ciao Matteo, perché adesso non c'aveva da lavorare, dice lui. E stiamo continuando a giocare e siamo arrivati ad Halo 2. Questa è la versione remaster, come vedete qui già era passato qualche tempo, Xbox già la sfruttavano meglio, la differenza è meno eclatante rispetto come struttura rispetto a quella su Xbox One, cioè sulla prima Xbox. Però il discorso cos'è? Che questo è stato rifatto col motore di Halo 4, per cui notevolissima invece la differenza sulle luci e sulla qualità delle texture. Se non sbaglio, ora controllo, stiamo giocando a livello eroico, quindi qui è un po' più difficile. Tra l'altro noto, caro Jacopo Pier Varsh, area video di Giulio Greco, che siamo senza pile del controller, stanno per finire, quindi preparati a fornirmi un motivo per vivere. Ciao, come state? Allora ricordatevi che potete scriverci nella chat di Twitch su gameplay di Halo sulla seconda. Per molti, appunto, come scrive in chat non so chi, perché appunto io non vi posso vedere qua, ricordatevelo. Cioè, aspetta, ora mangio anche una patatina. Però ricordatevi di scrivermi su, almeno fino a quando non arriva Maneo, ricordatevi di scrivere su su Twitter, cancelletto a pranzo con, perché la chat di Twitter veramente non riesco a seguirla. Esatto, il barone gioca a livello erotico, qui in effetti potrebbe essere difficile perché è un po' un casino. Il primo trasporto ci ha ignorato, signore. È passato attraverso i detriti di Malta e si è diretto verso la Terra. Aspetta che mi cancello. Qui potrebbe essere difficile. Via, basta mangiare. Va pulito piano piano. In effetti l'eroico... Poi le cose sono cambiate col terzo. Guardate lui come sta lì a farsi ammazzare. Il primo trasporto però ci ha ignorato, signore. È passato attraverso i detriti. Ancora nel 2, eroico e leggendo. Oddio, non è mai stato facilissimo. Però vedete, quello stronzo lassù è un po' un problema. Non lui, ma cerchiamo di ammazzare alla distanza. Devo stare molto attento allo scudo. Cioè, qui purtroppo è da fare piano piano, perché sennò non ci passa un cazzo. Allora, vediamo un po'. Guardate lì come sparano. Vabbè. E c'è poco da fare, va pulito. Voce del verbo va pulito piano piano, sennò si muore tutte le volte da capo. Andami lui. Come state? Scrivetemi da qualche parte. Fucile in viola Fiorentina. Ciao Salvatore, grande Fiorentina sempre e comunque. E abbasso Juve, sempre e comunque, ricordatelo. Bisogna vivere odiando la Juve e Matteo, che credo sia andato a prendersi il mangiare, e poi mi raggiungerà se Dio vuole. E devo stare attento allo scudo quando suona, perché è un casino. Allora, raccontatemi, scrivetemi qualcosa, cosa avete fatto il fine settimana. Io non ci sono stato, era il fine settimana, poi per me la settimana appunto si è fermata a domenica. Vero Panza, barone magna patate che ti tirano su. Ciao Sara, benvenuta anche a te al nostro appuntamento. Lei è veramente immancabile, non c'è giorno che Dio metta in terra che la nostra Sara non venga a farci compagnia. Vediamo se faccio un po' l'arrogante, perché io purtroppo a stare tanto a attendere non ce la faccio. Vediamo com'era, no? Però mi sa che sarà necessario. Guardate com'era già bella qui la grafica. In il primo trasporto ci ha ignorato. Questo si è fermato e va bene. Guardate quanto ci sta a morire esso. Però adesso l'abbiamo morto. Il problema è quello lì lassù. Ora facciamo morto anche questo. Guarda lì, c'ha un rinculo. L'assalto è incredibile. Io lui lo lascio stare. Tanto non si incula lui. E poi vado avanti. Sembra di giocare a Dark Souls invece con FPS. Cioè, una roba così con gli FPS di oggi è praticamente impensabile, a meno di non giocare tipo a livello leggendario, cioè all'ultimo livello di difficoltà. Qui comunque siamo al terzo, appunto, gli Halo.
non sono mai stati semplicissimi, soprattutto in singolo, perché questi erano pensati. Ma l'hai presa tu per giocare? Sì, per giocare. Sono testa di cazzo allora. Sono testa di cazzo. Bello, perché adesso io stavo saltando, no? Te la sei presa in quel posto? No, stavo saltando, ma ho fatto. Eccoci qua. Brutta merda. E vipera. Ho fatto come si fa in Destiny, che per controllare il salto, una volta che quando fate il doppio salto, quando saltate, tipo con lo stregone, per smettere di saltare, bisogna, facciamo che muori, ovvio, oh, bisogna fatto così. Ci vuole molta pazienza, molta molta pazienza, e noi ce l'abbiamo la pazienza, voi ce l'avete? Perché qui ancora, dicevo, per smettere di fare il salto controllato, per smettere la proporzione, la propulsione e smettere di saltare, bisogna ripremere A e quindi si plana. Ciao a tutti! C'è un po' di gente che si incasta, Supermart. Dove? Di qua. Gente che rimane appesa, che non ti attacca. Ciao Matteo, benvenuto. Raccontami qualcosa di questi giorni che non c'ero, ti sono mancato. È stato bellissimo, Barone. Non c'eri, c'era tanta calma in ufficio, siamo stati bene. Nessuno che cantava. Abbiamo lavorato, nessuno che cantava, nessuno che diceva stronzate, nessuno che urlava. Si è lavorato bene, con calma, è stato veramente dei giorni proficui. Giusto per farlo presente, ci sono dei Ranger Elite a guardia. Dicevo, allora siamo Halo 2, stiamo giocando a eroico. Quando toccherà a te, ricordati Supermatte, che qui c'è gameplay di spacco culo, e quindi bisogna andare molto calmi, sembra quasi Dark Souls, Ma addirittura. Saluta un po' di gente in chat, guarda chi c'è. Ciao Sniper Mego, ciao Erpanzano, ciao Itachi, ciao Sgara, ciao Mega Gaga qualche cosa, ciao Penelope, ciao Moma. A Moma nel senso del... Che è? Delle figlie. Grande la Moma. Mia balletta, Jacopo Aria Video, Vash Pamela di Giuli. Nel senso del... Nel museo. Museo, certo. Grande valletta di Giuli che ci ha fornito prontamente... Guarda lì, guarda lo Supermatte. Siamo sempre qua. No, siamo qua. Quindi arriviamo a Mombasa. Cazzo, pure che era? Kenya, dove stanno? No, dove era? In Africa. In Africa. O in India, non mi ricordo. In Africa. Ciao Santiccia, scrive Gigatone 88. Grand Gameplay di Dual Wielding. Siamo in attesa del nostro amico, del nostro friend Andrea Pissino, che ci deve dare una news. Baro, sbrigati per chi voglia finire qui e andare a casa a giocare a Bloodborne. Ah, ok. Avevi il messaggio pubblicitario a quest'ora, giustamente. No, c'ho una voglia matta. Sono due giorni che non ci gioco perché non ho tempo, purtroppo. No. No. Aiuto. Madonna santa. Oggi niente sformatino. Per fortuna no. Oggi c'è una fantastica penne alla gricia che... Anch'io. Che della gricia hanno solo il... A vedere la bomba nel 2000... Che della gricia hanno solo la pancetta, il guanciale, che dir si voglia. Sì, perché sono super... Con la panna. Con la panna non c'entra una sega. Però sono buone, eh. Cioè, sono mangiabilissime, certo. Ma non ho più bombe. No. Ah no, perché quando c'è il dual wield, giustamente non ci sono bombe. Quante c'ho di munizioni? 17... Sì. Vai, con calma. Sì, The Punisher, mi sta piacendo molto. Continuo a essere ipercritico sui checkpoint, che per me non hanno senso il fatto che tu devi riniziare e non c'è scorciatoia che tenga, perché comunque devi rifare mille volte parte dei nemici che hai ucciso. Meglio che tu non serve per farmare, serve per la coerenza interna. Guarda qua. Visti. Però per me è una noia mortale. Tu arrivi a un certo punto, hai giocato mezz'ora, hai fatto 600 metri a piedi, riparti da 500 metri. I nemici sono difficili e ti fanno il mazzo. Anche quello subito dopo l'inizio del checkpoint. Non è concettualmente sbagliato per me il fatto che devi iniziare da capo con le scorciatoie. È una roba così. Se l'avessi fatta qualunque altro gioco, gliene avremmo dette peste e corna. Però siccome è Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne, va tutto bene. Esatto, diglielo un po'. Abbasso i poteri forti, abbasso i poteri forti, abbasso la carta, abbasso la casta, abbasso il complotto, vuoi viva FPS. Oh, via. Guarda lì, guarda la bombetta. Allora, vediamo, seguiamo. Non sto parlando da ignorante, dato che è pieno di scorciatoie, ne ho appena trovata uno, la prima. Resta il fatto che con o senza scorciatoia, comunque i nemici che hai ucciso te li devi rifare comunque. Più e più volte, non saranno 50, saranno 25. Però sono sempre 25 nemici che hai seccato 1, 2, 3, 4 volte, 5 volte e te li rifai. Per me questa è una roba fuori di testa. Fuori di testa.
Mi piace che hai usato il mio tovaglio, hai tutto pezzo di merda. Ce ne sono due, no, ce ne sono altri due intonsi, quindi non rompere i coglioni, testa di cazzo. Vabbè. Dice, come ti trovi con la schivata, Matteo? L'ha trovata dopo due giorni di gioco. No, ho trovato la corsa dopo due giorni di gioco. Però non sono l'unico, anche Riccardo ha detto, ma si corre? Sì, si corre con il cerchio, perché comunque non è schivi, cioè non è che corri tanto, a parte facendo i cagnoloni che puoi scappare. Però sì, cioè, lo trovo molto, finalmente, più divertente di un Demon's Souls, di un Dark Souls, molto più attivo, molto più veloce, immediato. Però cioè, il gioco è quello. Però per uno che è un neofita, oppure è uno come me che odia quel tipo di gioco, questo qui complice un'ambientazione clamorosa e un gameplay più, qualcuno può dire più facile forse, non sì, lo so, credo sì. Però meno passivo, è molto più divertente e di conseguenza godibile. Che meraviglia. Guarda là. Vabbè, queste sequenze le hanno rifatte tutte in computer grafica, però, no? Anche se hanno pagato una società esterna per rifarle tutte da capo. Sono, e tra l'altro hanno aggiustato la narrativa, perché alcuni passaggi della storia che erano molto criptici in questa sequenza di Halo 2 sono più chiari. Insomma, hanno fatto lo spiegone, perché i giovani americani di adesso tutti benzinati. No, è che lo fanno per allacciarsi alla Halo 5, certo. Con la roba dell'arbitro. Come la schermata che abbiamo visto prima, la settimana scorsa. Esatto. Forse è per un gameplay leggermente più veloce, sì. Senza dubbio è più godibile anche dai neofiti. Grande Jack di cuori, che ti salutiamo. Saluti a Quick986, Sgaramutande. Wow, un bel buio. Siamo a Mombasa, mi sa. Mombasa, sì. Probabilmente chi era un veterano di Demoni di Dark troverà questo qui più facile. Però sì, secondo me... Io sono una anche chi non ha mai giocato deve dargli una chance, perché fatto salvo per i checkpoint a cazzo di cane è strepitoso. Allora, io sono una sega nei soul, ma passare indenne tutta la prima parte è stata una soddisfazione immensa. Ma nessuno mette in dubbio che è una soddisfazione. Giochi 20 minuti, mezz'ora, stai col cuore in gola e quando trovi quella lampada è una gran soddisfazione. Però se muori per qualunque cosa non puoi mettere in pausa. Willow 96, Matteo e Barone, per Pasqua vorrei comprare un gioco, Bloodborne o The Order. Beh, però di gioco ne nomina uno solo, in realtà. Sì. Bloodborne. No. Compra Bloodborne. Senza dubbio Bloodborne, ma non perché stiamo facendo della facile ironia, perché i valori complessivi danno un vantaggio strepitoso. Guarda, Quick986, se vuoi giocare compra Bloodborne, se non vuoi giocare prendi The Order. Credo che sia un po'... la sintesi, che meraviglia. Un profeta, vedi, ti sta spiegando tutti i Covenant, non capisci. Sì, però io voglio giocare, non voglio vedere filmati. A me deve vedere filmati, non mi prendo un cazzo. Ok, torna dopo, fai un'altra cosa. Per carità, stiamo mangiando, quindi va bene pure. Perché ricordiamo cos'è la storia. La storia sono stati i terrestri che sono andati su Halo per capire cosa stavano facendo. Quando capiscono che era il portale per portare i Flood nella nostra dimensione, lo fanno saltare per aria. Ma siccome l'Halo era anche un'arma potentissima e venerata dai Covenant, dopo aver distrutto l'Halo, i Covenant invadono la Terra. Eccoli qua. Qui cominciano a spuntare in mio amico. Scarabeo. No. L'avete seguito la Nintendo? Io no, perché ero di ritorno a Roma dopo tre giorni fuori. Sono stato a Londra per un press tour di cui non posso dire niente, Matteo. Né che gioco era, né che era un press tour. Pensa un po'. Io so che era un press tour e che gioco è. Lo so, però non lo puoi dire. C'è un embargo lungo? Non mi dire quando. Solo se è lungo o corto. No, medio? Non lunghissimo. La differenza è clamorosa. Questo l'avevo già giocato a normale. Qui a eroico ci sarà da sputare sangue. I say you, eh? Perché anche io questa parte l'avevo fatta a casa a normale. Già a normale rompeva Ucaz, eh? Do you remember? The time when we fall in love, come cantava Michael Jackson. Com'era la canzone? Cantamela un po'. Non te la canterò mai. Dai, no. Merda. Era la canzone quella. Il video è ambientato nell'antico Egitto con le mutande. No, con tipo, con Eddie Murphy. Ciao, sono Eddie Murphy. Eddie Murphy, gameplay di video di Michael Jackson. Di Michael Jackson? No, perché ha fatto. Mi è venuto in mente Murphy di Robocop. Sì. Ehi, Murphy. Senti, ma facciamo. C'era quello con, se non erro, la moglie di David Bowie, che faceva la moglie di Eddie Murphy in versione Tutankhamon. Capito? Me lo ricordo.
C'erano pure effetti di morphing, c'erano addirittura, perché era dopo Terminator 2. Guarda, questa è una cosa, mi piace sempre ricordare. Super Marius, Marius von Streuren. Vogliamo il mollo? Perché mi serve bene. No, c'ho le patate. Lo so. Se sei patata. Non... Almeno leggo un po' di chat che non li cachi mai. Questi poveri ragazzi. È colpa loro che non dicono cose interessanti. Non è vero. Se non li leggi. Tutto? Ma... No, amici miei. Sono a mille. Prima non sapevano che eravamo qui, ora lo sanno. Willow 96, per me i giochi come Assassin's Creed sono difficili. Ed ho quindi paura di lasciare Bloodborne a prendere la polvere causa incapacità. Minchia. Che ho. Ma domanda, per giocare in coop, come bisogna fare qui in Halo dal menu principale? Chi mi sta sparando da qua? Cioè, devi, fare devi fare il login con un altro personaggio e un altro pad sulla stessa console, oppure online, fai il party online e lasci che qualcuno entri. Qual era per ricaricare? RB. Si discuteva l'altro giorno con l'amico Gian Matteo, anzi Paolo Lazzarini, e mi diceva che in effetti di Halo 1-2 le campagne, anche quelle online, non possono essere affrontate in 4 ma soltanto in 2. Le campagne in 4 online sono quelle di Halo 3 and 4. Occhio, perché stare in mezzo stai sicuramente per morire. Guarda, siamo eroica, Matthew, eh. Qui ti endono. Guarda il B, colpo a corpo a corpo, il B. Però con la granatona in mezzo ai denti. Col cacchio con queste patate, c'hai le tue, eh? No, ce l'avevo. Testa di cavolo. Ok, andiamo a casa. Io vorrei leggere la chat, ma stai scurissimo, non leggo una mazza, ce l'ho lontano. Qua arrivano i cacciatori? Quando arrivano i cacciatori vediamo come se la cava Santicchia. No, c'è... C'ha un nome, amici utenti. Me la caverò di merda come solito, però... Però almeno mi garba a casa. Allora... No, quello ti garba a te. Sempre, comunque, soprattutto dovunque. Dovunque. In tutti i luoghi, in tutti i laghi. Com'era? Chi era che cantava in tutti i luoghi, in tutti i mari? La tua fidanzata Scanu. Ah, lui era, ma sei sicura? Sì. I don't believe you. I don't believe you. E dopo te sparo il video. Aspetta, io voglio il cecchino di questo deficiente. Speak English, please. Say. Speak English. The Force Scavenger says. Hi, The Force Scavenger. We don't speak English. I do speak we English. We speak a gameplay of English. Gameplay of English. We are the genitors of the English foreigners. Questo stronzo si ferma. Io mi faccio dare il cecchino. Stronzo. Mi vuoi dare il cecchino? Porca miseria. Tira giù una granata, va. No, è sceso giù, maledetto. Ma ah, c'è pure quello al plasmon di te lo ricordi il casino? No, abbiamo finito i colpies. We have finished the colpies. For projectiles. Perché non come si faceva a farsi dare l'arma? Io voglio l'arma. Mexican art pop, stick to call for God's sake. You are a shit. No, che dice? Stick to call for mankind's sakes. You guys are horrible. Thank you, Mexicans are poop. And then you are super at crossing borders with the United States. Days. Since you are an illegal immigrant. You are an Olympic athlete. Esatto. Pole vault. Esatto. Dai, dai, buttiamola sul coso. Poi che si fa? Buttiamola sul razzismo spicciolo. Esatto. Eccoci. Guarda l'amico tuo. Attaccati su quella caccia. No, di... il dual wield is the answer. Gameplay di Shish. Shish is on the table. Shish on the table. Anche il foglio di carta. Pulisci un po'. Ha pulito la parte mia. La parte tua no, che fa schifo. Pare che ci è passato sopra. Ma che cazzo dici, Matteo? Una scuola elementare. Guarda, elementare Watson. Te la ricordi la battuta? Non me la ricordavo, Matteo. Cosa? Non sto leggendo. Dai, sparecchia. Sparecchia. Io voglio il cecchino. Porca miseria. Gameplay di cecchino. Cecchino superato. Super Matthew, eh. Dove, l'avevo seccato prima sopra io il cecchino, quello che stava. No, no, checkpoint superato. Ah, ok, bravo picchio. Devo gire. Vuoi aumentare la luminosità, però poi finisce la battery. Perché non hai preso il gameplay di prolunga allora? Testa di cazzo. Lo so, il caricatore perché di prolunga. Vediamo se io vado qua. Certolo. Però vedi si muore. Andiamo via, 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 via. Porca miseria. Butta una granata plasmon. I say I do. Chi ha comprato il new 3DS in relazione? Porca puttana! L'ho preso io, l'ha preso Antonio Fucito e I don't know. La Manuela Paglia non l'ha preso, beh sì, un po' se anche lei l'ha preso. I don't know why. Dove cazzo era la musica? Non mi ricordo neanche più. No, così sei contenta, Matteo. Allora. Oh. Com'era per abbassarsi? E leva analogica a sinistra. Bello! Bello di mamma! Grande Super Marius!
Attenzione, eh. Occhio perché a me mi ha seccato un cecchino dall'alto. Tieni d'occhio a sinistra, Matthews. Matthews, sentici, eh? Cioè, guarda. Guarda lì come va. Guarda come va Matthews, sentici, eh? Volevo farmi uccidere, praticamente. Sei quasi morta, io te lo dico. Ciao ragazzi, ricarichiamo, ragazzi. Attento, tocca a te. Tocca a te, parapunzi, punzi, pe. Allora, volevamo salutare ma anche già. Ma che palle, sbaglio i tasti. Volevamo salutare anche già Matteo Geronimo. Petteni. Ciao Geronimo! Pretani. Oddio, quanti, no Geronimo? Ciao Erpanzaro, ciao Momma, ciao Slayer, Suddenly Seymour, minchia Sgara hai ragione. Domanda, abbiamo Bono, gli ho chiesto su Box One se giocherà State of Decay, quindi recensione. State mi raccomando per la... Occadro! Questo è il cecchino dei Covenant. Covenant! Occadro, è questo? Questi ti fanno il culo, me. Che palle! Hai te lo seio, questo ti fa il culo. I moschini di merda. I moschini di merda. Madonna, quanti erano qua? Ma te l'ho detto, non dovevi scegliere. Ho capito, ce n'erano quattro. Ho capito. Vabbè, comunque te l'ho seccato il moschino di merda. Me l'hai seccato, ma ora mi hai portato giù qua. Sali, ci stanno le scale. Sali, di FPS Gomblotto! Questo fa parte di Breganti di FPS Gomblotto. Saluta un po' di gente. Ho salutato tutti, sono gli stessi. È entrato Albo Rapanz. Ciao Albo Rapanz. Devo dare questo cazzo di cecchino. Cecchino, sparagli in testa. Madonna santa, il capitano. Auguri Ergut, auguri. Oh, me l'ha dato, accidentoli a lui. Ora si regions. Now we can understand the meaning the of... The gameplay of the bullets in the head. Vai. Guardalo là. Vai, sparecchia. Pim, pim pam pum. E guarda, un colpo loro è and I am already without the shield. Can't play this shield. Questi moschini in tutti i videogiochi, quando ci sono i nemici che volano sotto forma di mosca, cioè per me il designer è una merda. Ma perché? Perché sono brutti, sono tutti uguali. Vabbè, perché ti fanno il culo. Ma che no, perché sono brutti. Perché è un nemico standard classico, ci mettiamo il moscone volante. Ma non diciamo cazzo. Ma non dire cazzate don't tu, say don't say cazzate. Alla fine si scopre che dietro Pierpaolo FPS ci sta Matteo. No, c'è la Corea del... Facciamo che muori, brutta merda, è morto. Dire parolacce, parolacce. Guardalo là! Un mucchio di medaglie! One mucchio di medals! You won the golden mungoling! No full lot of medals! Questo se ne muore. Questi merduzzi o merluzzi? Merluzzi volanti. No, Mario! You are out of ammo. You run out of ammo. Ammo. Ammo of the bulleters. Ma Mexican Air Poop non c'è? È andato via. È andato a fanculo outside. Ma noi non ce l'abbiamo con tutti i messicani che scappano. Solo con Mexican Air Poop. Esatto, noi siamo bravi. Viva los mexicanos. Il barone è il migliore con Shanticchie. Su Xbox One tenta roba con Child of Light con il live. Ci regalano Child of Light e regalano anche coso. Rayman Legends lo stesso giorno, tanta roba, Matthew. Non dire tanta roba, che è una parola che io odio, una roba milanese che è stata adottata in tutta Italia, è terribilissimo. Si è sempre detto anche nel fiorentino, tanta roba. Sì, ma viene fuori da Milano se non erro. Questa storia che tocca parlare milanese tutti. No. È terrificante. Meglio parlare ternano. No, meglio parlare normale, non né ternano né milanese né inglese a cazzo di cane, non come stiamo facendo noi, ma come quelli. Uè, ti ho briffato, uè, ma va a fanculo, parla italiano. Ormai entra. È la morte della lingua italiana. Io ho finito tutte le munizioni possibili e imaginable, però cosa hai letto lì su Marius? Come si vede che oggi le scuole sono chiuse? Perché da oggi iniziano le vacanze di Pasqua? Beh, che ne so, io ho smesso di andare a scuola. 458 persone per un gioco uscito da un po'. Ma perché ci siamo noi, non è il gioco, eh. Allora, io vado avanti. Qui sembra una mappa di COD. Ciao Sla, dice Erpanzaro. Fede 96 scrive Swog, che non so cosa significhi. Swog. Vai. Ancora. Ah, perché giusto. Tira granata plasmon, così abbassi gli scudi. Yo Slayer. Grande già Matteo Petani. Slayer e Petteni, quindi? Sì. Grande Gian Matteo, grande! Grande Gian Mario Petteni! Non toccare il bullet in the head con i nanetti di merda. Grande Gian Matteo Petteni! Uè, sciura! Sì, infatti scuola è chiusa, Panzaro, beati voi, mentre gli uffici sono aperti. Pam! Eccolo là! Sprecasti un proiettilino. No, non ho sprecato nulla, se va a buon fine. Didn't spreak it. Vabbè, ma sai... È una sega, qui siamo heroic, eh? Heroic, quindi anche per i cazzini piccoli. Ah, scotta! Scott Wilson, guardalo lì! Che qui mi sa che le esplosioni delle case... È l'ultimo giorno che si mangia carne, ragazzi, poi fino a domenica nulla. Col cavolo! Matteo non è mica religioso, Io prevedo una bisteccona stasera. Matteo crede solo nella gnugna. Sì.
Paolo, no, stasera non lo so, avendo mangiato pasta, sì, stasera è probabile o pesce o carne. Oddio, se qualcuno a casa mia volesse fare vigilia e proponesse pesce da qui a domenica, ben venga. Va bene. Oh, porca miseria. Tanto, un po' che lo mangi, un po' che lo succhi, pesce. Il pesce tu lo puppi. Lo puppi. Qui abbiamo pulito tutto. Il pesce volante tu. Mario! Pesce volante e flauti a pelle. Zitta. Vedo un buon punto d'atterraggio oltre questi edifici. Ma chi è? Marrabbio? Ma. Ricevuto, piazzato un assaggio sul cancello. Ma che un canetto. Checkpoint superato! Il doppiaggio, grandi numeri, eh. Andiamo avanti, Super Mario. Anche voi dite no alle tradizioni. Se queste tradizioni mi portano a mangiare orate al forno, gamberetti, trote e quant'altro, ben vengano le tradizioni. Se arrivano le scatolette di tonno, no. Ah, eccoli, eccoli! Eccoli! Arrivano i simpaticoni onioni? Oh, Super Hunter! No, col chiappero. Bella la peppa! Bella! Vedi? Feedback dei proiettili meno 20 lì però, eh. Perché è morto dopo. Prima se ne deve accorgere alle spalle. Anche il baccalà. Giusto. Mori, cane. Checkpoint! Ma erano più difficili questi? Cioè, più facili questi che i nanetti. Li hai beccati, bloccati laggiù, non sapevano dove andare. Dove andiamo? Dove andiamo? Super. Ecco, quella della Quaresima è un complotto della lobby dei vegetariani. Vegetariani sarà vegetariani. Non diciamo cazzate. No, perché si può mangiare pesce in Quaresima, quindi. Sì, sì, ha voglia. Non lo so. Sarebbe da chiedere a tua moglie. Sì, sì, pesce si può mangiare, ha voglia. Sì. Checkpoints, è la carne, ma il pesce hai voglia. A me quando mi levano il cecchino in alo. Tu d'altronde mi insegni che mangiare pesce è cosa buona e giusta, barone, no? Non sono un grande amante del pesce. Occhio a quello. Porca miseria. Non del pesce, ma della pescia. Ma sì, non saprei. No, il pesce ha carne diversa, carne pescia. Addirittura non muore. Eh no. Porca miseria. Prendilo in testa. In testa, però io ho l'ultimo colpo di ceccaino, eh. Last check in magari code. Usalo per quello in alto. Zoommelo. E io quello avevo mirato, ma non gli è bastato un colpo. E nops. E no, abbiamo finito. Tira un paro di granate laggiù. Fai tipo Geronimo correndo dritto per dritto e lanci una granata al volo. Lo ricordi che non c'è la corsa, vero Super Manius? Tu vai dritto per dritto senza correre allora. Guarda lì come a te. Ho bisogno di te su quel mezzo. No. Ah, quello siamo noi però. I miei Pelican stanno per iniziare a portare mezzi coraggiosi. Bello, mi piaci. Guarda la famosa Contrary. Contrary. Avanti. Baro, mando caro. Io vado avanti. Ricevuto. Mamma mia, tra un po' mi addormento. Guarda, fortuna che ho messo il mio salvataggio di Bloodborne sulla PS4 redazionale. Così ti lascio da solo e vado a giocare. Ma Matteo, pari sponsorizzato, incredibile. Ma che cosa? Dio. Ma cioè, hai voluto fare tu Halo perché è il tuo gioco preferito, poi dici di me che ti nomino Bloodborne una volta. Per giocare a un flagship. Ma che vuoi, ma è flagship? Ma che cazzo se ne frega? Il gioco c'ha 15 anni. Non fai altro che nomina Halo. Nei tuoi sogni bagnati. Siamo a giocare. Oh. Oh. Ti conviene prendere il cecchino e non mi andare via senza cambia arma. E sostituisci questo col cecchino dei Covenant. Figlio mio, devo. Porca puttana, c'hanno la spada. Gameplay di spada, occhio, perché questo ammazza, eh. Ecco, esatto, riprovaci. Bravo. Mamma mia. Qui ci dovrebbe essere il gameplay di spada, però frega. E qui c'è gameplay di granata a cazzo di cane. Un po' sì, era un po' sputtanato. Sono in un cul de sac, però. Un po' sì, mi sa che sei un po' morto. You are a bit of a dead man? Nope. No, forse no, ce la fai? Chiede Sgaramutante se ti sei licenziato da Activision per passare a Sony. No. No? Sempre fedele alla linea? Tu entrambe, c'hai un contratto di collaborazione esterna? No, io ho il contratto di esclusiva con Activision, però mi hanno detto che posso tranquillamente parlare di qualcos'altro che non confligge con Activision. Activision. Quando Activision farà un Dark Souls, like, allora devo dire... Non lo chiamare che arriva, eh. Madonna santa, questi muoiono... Ah, eccolo là. Mi saluta Carlo Scoreggia, grande il panzaro, le battutone da prima media. Ah già, perché c'è... Ti saluta Gina Scorre a te, lo sai? Cioè? Scorre Gina. Mamma mia. Ciao, I am a student of Terza Elementary. Che casino. Morto? È morto. Ho preso la spada, non so veramente cosa cazzo me ne farò. Lo spatullo. Ma l'ho presa. Ho preso la spada e per non farmene niente... Diciamo che tu ora muori da lassù su quel tetto. Ma perché stai usando a lunga distanza
la mitraglietta. Che l'altro l'abbiamo finito. Prendi il ceccaino. Fai attenzione, amico. In bocca al lupo, Dardan. Dice che ha fatto appena un colloquio di lavoro importante. Ha appena fatto. E vuole un bocca. Vuole un nostro in bocca al lupo. Vuole un bocca cannone, vuole. Beh, quello se tu glielo vuoi fare, insomma, sono affari tuoi, eh. Affari vostri più che altro. Una battuta di Bart Simpson al telefono con Bo, questa qui di Scoggina scorre. Ah sì? Ma pensavo, se la Krishna dice FM 1191 la radio dei giovani? Pensavo quella del bocca cannone fosse. Sì. Ti saluta. Guarda come li becchiamo alle spalle. Mia. Siamo a livelli pessimi, eh. Però chi è che li ha instaurati? Tu. No. Non dire le bugie del gatto se non c'è il barone, no? Non dire bugie del gameplay, eh. Di Gabe Horn si sa nulla, Erpa? Gabe Horn? I don't know. Bella, pam 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 pam. Con una base gli scudi e per l'altra li percorre. Mamma mia come mi ha preso di spalle. Non c'hai no grenades perché c'hai le... Ah, però tira una bella granatina per favore. E non posso quando c'ho dual wield. Adesso non hai dual wield. Puoi senza tirare gameplay di granata nei denti. The gameplay the grenade. In the dance. The dance. Pam! Alla palla, accidentoli a te. No, com'era? Dardan ringrazia. Saluta un po'. Saluta. Ma che ci avevamo a lui morto per te? Ma voi pensate a Pianesani che gioca Daro, dice Suddenly Seymour. Madonna santa. Ti sei persa ieri una scena. No, porca ma puttana. Ma ieri non c'eri, che il Pianesani è stato tipo 30 minuti fermo per cercare di salire su una scala. Non ci credo. Una roba esaltante. No, io non sono una Hare Krishna, sono un cattolico. Sì, ma... Mi sono appena perso qualcosa. No, ma c'è un cul-de-sac. Aspetta, che volevo tirare una granata. C'avevo quella cazzo di doppia pistola. Come Gina Lava, Erpanzaro saluta la sua amica Gina Lava. Alla grande. Il piano può solo giocare ad Outlast perché ci sono solo due tasti. Dice Aragorn Draconian. Ale, troia, ma che è qua? Vai. E questo è l'eroe. Uno l'ho seccato con la granatina. Togli subito e lancia granate sticky. Sticky grenade. There's no problem. Ce n'hai due di sticky grenade. There's no problem. Il piano può solo giocare ad Outlast. L'ho già letto io. Ma che sti cazzi, te li leggo. Leggere un'altra volta mi piace quando dici che può giocare solo. Pensate, Grego che guarda Pianesani che gioca Daro, uno spettacolo unbelievable. Pensa a Grego che guarda Pianesani mentre fa l'amore. Beh, quello sarebbe uno spettacolo inenarrabile. Allora, ciao bimba! Grand Gamper di Sticky Grenades. Allora. Qui arrivano battutone una meglio dell'altra. Vi saluta Marco Ondiron di Rondello dal suo castello. Non è male. Mamma mia. Sempre più avanti the future. Gameplay di future di humorism. Humorism. Gameplay di corridoio. Qui bisogna alternare. La bomba, la bomba, la bomba! Non posso la bomba. No, questo era Greco che dice Pianesani la bomba, la bomba, la bomba. Sì, guarda che dispersione. Madonna santa. Oggi proprio modalità cabaret stiamo, eh. Prendi il gameplay di cecchino per terra, per favore. Quello dice. Aspetta, prima finiamo qua. Allora. Rimpianti a gas, santo cielo! Rimpianti a gas è bellissima! È il futuro di Cabaret! È il futuro delle Cabaret cazzate! Cabaret Sauvignon! Lo sapevi il Cabaret Sauvignon? Non ti mancava. Ah, quindi Lupin è il partner di Lavagin? Ragazzi, stiamo veramente dominando il gap di... Ragazzi, voi della redazione, a parte la recensione, Dead Rising 3, lo avete amato o odiato? Io non l'ho giocato, tu che l'hai giocato, Baron? Mi è molto piaciuto. Ti è di molto piaciuto? Era molto divertente. Buongiorno Matteo Antonio, dice Drown 95, eh? Drown 95, gap di ciao. Perché non muoiono? Il Panzaro fa un'altra battuta, dice che stamattina ha chiesto ad un ateo se stasera usciva. Lui ha risposto non credo. Ciao Joa, una cassaforte incontra l'anima gemella, dice Dark Mendo. Che combinazione. Mamma mia, che meraviglia. Andiamo avanti. Fate uno speciale dove chiedete a piano. Qui devo dire che i checkpoint rispetto a Halo 1 sono veramente più generous, eh? E meno male. Si riparte quasi subito. Meno male. Where do I have to go? Qua dritta. Right this way. Right this way di andare. Ricordati che con le tue io questa la cambierei. C'è 38 colpi e basta. Torna indietro e prendi fucilletto d'assalto. Vai. No, torna indietro. RB, vai. Porca troia. Ho spinto X. Grande X, c'è sulla. Spara la gommetta. Chi è? Sparagli a lui, dai! Eeeh,
in testa. Colpo a corpo, vai, se non si muore. No, perché la gomma? Ah, perché non era morto. Why did you waste the bomb? I just want you to waste my bomb because I'm a little bit mad. Slav, Sal Slav, il punto di forza di Dread Rising è che erano scomparse le fastidiose missioni a tempo, mi pare. Che rottura di cacchio che erano. Noi siamo per il super casual gameplay. Noi siamo sapete per... cosa fa? Mamma, 823. Prendo questo, Barone. Sapete cosa? No, va bene con te. Ah, no, invece prendilo, vai. Non me lo fa prendere. Come no? Guarda. No, quella è la pistola. Vai, PRB. Ah, ecco. Allora, sapete cosa fa una mosca davanti alla lavagna? Moma, una mosca davanti alla lavagna, vai, hai un pelino sulla sopracciglia, vai, moscancella. È romanissima questa, è terrificante. Randy Rhodes, bella a tutti anche se in ritardo. Sim poi sa, Ayarn, ieri Alessio menava l'aria con un ottimo tubo rotto. Sì, dove sei Sal? Qui vedo un po' di morte, in arrivo. C'è il morbo della morte qui per me? Non lo so, qui secondo me ti vedo abbastanza. Qui c'è il morbo della morte. Qui, però perché sei col fucile da cecchino? Perché lì c'è... No, non lo sprecare qua, non serve, c'hai l'assalto. Ah, giusto. Qui ce l'hai l'Iron Sight, qui puoi fare zooming. I can zoom inside out. Comunque, per par condicio, dopo il Perry mezzo nudo, vogliamo una controparte femminile per il prossimo punto doc. Io voto per la sposa di Pierpaolo, glielo possiamo chiedere dopo. Ah, Eliana. Erpanzaro, scoppia barattolo di piselli in un supermercato, 10 donne incinte. Mamma mia, E qui? Tu hai fatto così, sai? Gameplay di sparatoria? Matteo, con tua moglie hai fatto così, Matteo? Sì, senza dubbio. Hai portato sul mercato e fatto i piselli. Senti, ma qui c'è gameplay di assalto aereo? FM, Sunset Overdrive, ma no, stai nascosta. Che tra un po' se ne va. Vedi che ti serviva. Occhio perché non sono infiniti questi colpi, I can charge. Esatto, ricorda che poi astronavi se ne vanno via e tu puoi ucciderli appena loro se ne vanno. Gameplay che nascono degli altri. Allora ricordatevi che dal 30 aprile al 3 maggio saremo al Comic Con di Napoli. Venite a trovarci in Massachusetts. Massa. Io non ci sarò purtroppo. Sarebbe piaciuto, ma non ci sarò. Non ci sarò. Prima del temporale era una bella canzone di Ruggeri. Secondo me devi andare su Gap. Una macchinetta di Jeep. Esatto, Jeep. Zanzibar. Cosa c'era sulla texture prima del panino? Inquadra il panino a sinistra. O cosa c'era? Non c'era proprio. Nothing. C'era gameplay di cartellone pubblicitario. Gameplay di cartellone. Mamma, qui... Un pacco di sale fa una rapina a un pacco di zucchero. Il pacco di zucchero scappa, uno per strada gli chiede perché scappi? No, te prego. Perché, scusa? Perché? Per questo, quest'altro motivo. Adesso qui c'è il Warthog che nessuno sa guidare, Le truppe Covenant si concentrano su... Non è a massa, Dardan. Gameplay di Mass. Stai guidando tu? Sì. Questa io l'avevo fatta. A normal. Fa vedere la Switch to Graphics of... Mamma mia. Guarda, è pure più facile. No, la rampa si vede uguale. Oddio. Ma che fa? La differenza c'era fra l'engine di Halo 4 e l'engine di Halo 2. Porca miseria, sono passati 10 anni. Questo in effetti è vero, Super Mario, puoi giocartela anche così. Puoi andare avanti senza fermarti a uccidere. Che mi fai? No, puoi farlo, puoi farlo. Peccato che si guida a cacchio di cane questo. Ma perché saliamo le scale e non zuccheriamo gli ascensori, Matteo? Chiede Erpanzaro. Tutte le peggio stronzate. Brivido, terrore e raccapriccio. Sniper Maggot, cioè siamo ai livelli di un uomo entra in un caffè splash. Io la cito sempre. Splash. Comunque il panzaro invece a me quella dello zucchero, le scale e il sale mi fa molto ridere. Perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me, siamo a quei livelli. Assolutamente sì. Checkpoint Superato. Superato. Io prenderei un ghost, che dici? Prendi il ghost, ma li lasci a piedi, no, ma ti possono servire loro, Io me li porto right behind. Ghost reporting. Ghost reporting. Salvo Logan. Quando vado nella vasca per comprare un'intuizione, esce scritto: questa vasca sembra essere collegata all'incubo, ma non ci sono messaggeri. Che cazzo vuol dire? Ma forse è Bloodborne. Forse è Bloodborne. Forse non è gameplay di Bloodborne. Esatto, però non è una battuta. Wow! Madonna, beh, faccio Geronimo. Geronimo! Mamma che culo, Matteo. What an asshole. Guarda come ti hanno rimbalzato la Blue Chips.
Vai la Gips. Cazzo, però quanto è stato fatto, eh? Però mi sa che si riparte inside. Tunnel. No, no, checkpoint. Dove checkpoint. The tunnel inside of love. The tunnel of love. Confusi. Ah, Sant'Antonio. Dica. Da Bar o da Paola? Credo che sei morto o sono morto. Barone, per te c'è un difetto che Halo in tutti i suoi capitoli non ha mai saputo correggere? La guida, ci dei, chiede, la guida dei veicoli. Chi ce lo chiede? No! Mario! Sal 85. La guida dei, veicoli. Che fanno veramente pompo, cagarissimo, spruzzissimo. Sì. Super spruzz di cagar. Ah no, è arrivata un'altra macchinina. Vi prego, basta con le barze, con le freddure. Ma invece leggile, dai. Mamma mia. Dottore, quando bevo un caffè mi fa male l'occhio destro. Ho provato a togliere il cucchiaio. Ha provato a togliere il cucchiaio prima di bere? All'occhio, quindi. Dottore, dottore, mi scoppia la testa, vaga via! Questa? Questa l'ha fatta tu, vedi? Questa l'ho fatta io, sì. Grand menu! Grand menu. La mamma mi ha detto di mettere la maglia di Lino perché faceva freddo. Ma Lino poi cosa si mette? Dio mio. Ma sai la barzelletta? Una giacca di Armani, ma non volevo lasciarlo in maniche di camicia, quella lì. Mamma mia, che merda. Si è ucciso il libro di matematica, dice Aragorn. Aragorn Draconian. Perché? Perché? Continua. Non lo vuole dire. Però lo leggerà, però, penso. Arrivano i Mosconis. Mosconi. Un pierpa selvatico. Mamma mia, che palle questi Mosconi. Come sei palloso? Ma sono sempre a lamentare. Ma non mi posso lamentare. Ma posso avere il diritto di lamentarmi? Ma sì, ma non per roba, per parte di gameplay. Ma gameplay di rottura, no, di cazzo. Di gameplay di Bible. Bible! Questo è gameplay di Bible. Leggi, traduci le barzellette in inglese, Matteo. Ma sì. Perché no? Doctor, when I drink a coffee, my right eye hurts. Have you tried to remove the spoon before start drinking? Okay. Poi che dici, no? Una volta ho fatto l'amore per un'ora e 10 minuti di fila. È successo quando c'è stato il cambio dell'ora legale, dice il Panzaro. Grande il Panzaro. Pochi minuti ma buoni. Allora senti questa. Ci sarà un Rise 2? Dottore, dottore, quando faccio l'amore con mia moglie la prima volta sento un caldo infernale, la seconda volta invece ho i brividi di freddo. Quando lo fate? A Ferragosto e a Natale. Qual è il colmo di un insegnante di musica? Mettere una nota ad un bambino. Bella questa. Baro, me ne posso andare? Questa è bellissima. Vado ad acciaccarmi i diti in mezzo alle porte, va bene? Col tuo maestro di scuola. Con il mio maestro di scuola. Ma tu devi seguire il ghost, sembra ghost, di stare ghost, alle poste. Ghost, ghost, ghost. Sembra di stare to the jostlers. To the joster? Vada là. To the joust. Che sembra quasi Crisis. Uguale, uguale, Beh, abbastanza, Questo è il motore di Halo 4, Don't remember. Don't forget it. And queste sono 1080p, 60 frame for second. 60 frame for 60 enthusiasmanting. Checkpoint Superator. Checkpoint. Checkpoint. Lui giù che gli racconti Super Menu. Il caffè, chi ci porta il caffè? Il caffè della Peppina. Porca non si troia. La mattina, né porca colletta, troia, né il caffè. Vado a fare il caffè. Io tu lo vuoi il caffè? Portamelo, Matteo. Portami. No, c'è Iapoco. Che ci porta due caffè. Sempre... Per favore, dai, con la chiavetta redazionale. Che non esiste, però. Super Mario. Offri due caffè, dai. Offri due caffè. Guardate. Ti do un euro dopo, dai. Questo l'altra volta che non me lo ricordavo. Che straccia di bidocchio. E non ci vuole offrire due caffè. E poi gli. Cioè, dopo gli do un euro. Ma perché ci guadagna euro? 20 centesimi. Oh, guarda, porca puttampa. Guarda che figata, io l'altra volta sono stato 3 ore per cercare di ricordarmi come si guidassero questi affari. In realtà starà sul tavolo insieme alle chiavi di casa. Quindi puoi anche entrare a casa mia con quelle chiavi. Metti un euro dai tuoi e poi te li do io che ce l'ho nel portafoglio. Metti 1000 euro dai tuoi. Dai, metti un euro. Ah, vai a destra. Checkpoint di Superado. Checkpoint Superado. Superado gameplay di checkpoint. Andiamo avanti. Allora, attento al cannone. Allora andiamo. Quanto è tamarro questo scooter, eh? Gli scooter? Se avessimo avuto un booster di questo colore quando eravamo giovani saremmo. Sì, ma prendi i soldi perché sono vuotis. Senti la musica, Matteo, come stai? Le tappe del tour di multiplayer saranno a Torino in piazza La Bomba e Scappa, Napoli in via del mio giardino, Palermo presso Largo ai Giovani, dice Suddenly Seymour. Barone, ci sarà un Rise 2, chiede Jiden o Jiden 89? Ma io direi che vista come sta messa the fantastic gameplay di Crydek, ma non hanno trovato un fantomatico Fantomas hanno trovato. No, un fantomatico partner, c'erano notizie di qualche tempo fa. Ma credo fosse sesso occasionale per Matteo. La città guarda lui che continua a guidare sto pezzo di merda e va avanti per i fatti suoi.
Io lo voglio buonissimo. Anche io, meno uno di zucchero, macchiato. Senza zucchero, espresso. Io senza zucchero, espresso. La città più pericolosa è? Cinciaolin. Parma letale. Mamma mia, mamma mia. Ma leggili però chi le spara queste cose. È la Sal 85. Bello. Leggi, dice FM 1191. Ho appena letto. Crytek si dice abbia firmato una partnership con una casa importante. Che sia Microsoft? Lui dice che è, che è per del sesso occasionale, però non ne sappiamo. Non ne sappiamo molto. Io poi sono stato a Strato gli ultimi couple of days. Preparatevi nei prossimi giorni. Grandi, grandi annunci, che arriveranno un po' dappertutto. Ma Moma mi dice di leggere la sua ultima freddura, solo che è salita in alto in questa chat. Ripetila, Moma, riscrivila. Moma, riscrivila, por favor. Dice che Sal 85 ha fatto l'esame dell'urina e è stato bocciato. L'esame delle urine. Dai, spara a quello, spara da lontano. Non frega nulla, non serve sparargli a lontano, perché tu devi gameplay di affiancarlo e poi siccome non si può guidare gli spari da sotto, tipo, vedi, fai così, caschi di sotto, porca puttana. Poi se muori è meglio. Bam 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 bam. Pensi, io questi qui giocando a normale da lontano, il tipo andava in fondo, io da molto lontano spare chiavo. Vabbè, delirati, vado a pranzo, dice Sal. Ciao ciao. Buon massacro Matteo Barone, ci fa tanti bei saluti. Però mi sa che il massacro lo devi augurare più che altro ai Covenant. Ai Covenant? Perché noi siamo massacrati. Qual è il colmo per due cubetti di ghiaccio prendere freddo? Chi la legge? Moma. E ce l'ha pure riscritta. Perché in caso mai checkpoint, ma devo dire però che appunto è difficile come quell'altro. Però i checkpoint, sono molto umani. Giusti, esatto. Quindi come quelli di Bloodborne, che tanto ti piacciono. Questo se n'è andato, è andato a cercare un Mamma mia, che finaccia questo Ghost. Gameplay di autoscontro. Il gameplay di non c'è Gameplay di Jaspoco che arriva con Dos Coffee. Un euro. Un euro. Ti ho detto prendi dal portafoglio. L'ho detto. Come dal portafoglio? Sta là sopra. Ma scusa, ma gli euro. Non c'è un coglione. Però male che ho preso. Arriva il caffè e. L'ho fatto apposta. Marco. C'hai un test. Guarda, io metto in pausa e prendo il caffè. No, dai. Leggi no. La chat, va. Ma dai. Che buon caffè. Er Panzaro, mi hanno detto di smettere di fumare perché ogni anno il fumo uccide 11.000 italiani all'anno. Che mi interessa, sono albanese. Questo faceva ridere. Sì, in effetti. Vai, vai, mamma. Ma tanto di quel fumo, questa macchinetta che tu hai. Ci hanno proprio rotto il culo, il gap. Io torno indietro. Il ghost che rotto il culo. Allora, FM, basta, fermatevi con queste battutacce. Ma perché? 661 viewer e meno 275 gradi. Dal freddo che fa, sul menu. Guarda quanti! Niente, non vuole morire questo, Ma fregatene però, perché tanto ma è pieno di ghost! Ma tanto non ecco, ti seguono. Ecco, no, adesso fanno il giro e mi inseguono. Io scenderei a fit. E cercherei un altro mezzo di locomotion. Come on baby, do the locomotion. Commotion. Chi erano? Le Bananarama, no? No, era anni 60 questa, anche prima. Rifatta negli anni 80 però, Guarda, gameplay di Cielo Terzo. Qui con questi save point ce la facciamo. Abbiamo accelerato a bestia questo Halo 2 rispetto all'1. 661 viewers e meno 265 gradi. Finito anche questo, Supermetti. Eroico poi. Vedete le stelline di Eroico? Che bellezza. Sono a destra. C'è la doppia spada, mentre invece tipo la tripla vuol dire leggendario. Erpanzaro Da Vinci, Matteo, io non ho mai capito come Halo ha tanto successo. Come spieghi questo successo in tre parole? Divertente. Tecnico, molto tecnico. Divertente, tecnico e. E poi c'era un mondo. E space opera. Esatto, bravo. C'è proprio un mondo costruito dietro ogni crono. Breganti, queste battute fanno rizzare i capelli a Pierpaolo. Dardan, vi siete mai accorti che grazie all'auricolare non ci sono più matti per strada che parlano da soli? È vero. Erpanzaro, Einstein va a letto e sua moglie gli dice che è fisico. Più che altro i matti che parlano da solo, non vedi più gente che ci si mette quegli auricolari terribili Bluetooth che sembrano tutti usciti da un pessimo film di fantasienza. Sì, Darkminator, usciranno novità su Halo 5 ogni due settimane sul sito Antitruth. Scopri la gameplay di Veritas. Il gameplay di Caro Armato. Questo qui ti diverti, Dov'è il resto del plotone? E sono tutti morti, Ciccio. Tutti a troie sono andati. Da qui faremo la stessa fine. Sei ferito, Marine? No. Sei ferito, allora ascolta.
Vado quando sono entrato nel corpo non avevamo nessun carro armato, avevamo solo fucili, due fucili e una granata per l'intero plotone. Dovevamo passarcela. No, madonna santa, ma porca troia. Ma da quando in qua è skippabile? Ma da quando in qua è skippabile? È sempre skippabile. Ma no, io ho sempre spinto e non ho mai non me l'ha mai skippato. Sì, so che non hai mai che hai spinto. Ti giuro, cioè, ero convintissimo che non la skippasse. Ma te l'assicuro. Qui non c'è il gameplay di... Porca troia, che cesso d'uomo. Ma stai zitta. Comunque non l'ho fatta apposta, davvero. Ero convinto che non skippasse. Bam. Bello il car. Non ce l'ha lo zooming? Sarà Hidden, Panocchia innamorata e non ci lasceremo mai. E non ci lasceremo mai. Ho preso quel... Ricordati che hai due spari, eh. C'hai sì, la... Sì. C'hai la mitragliatrice e c'hai il cannon house. Me ne sono accorto. No, ma questa parte l'avevo fatta l'avevo fatta normale. Ma non c'è un... Ok, perché poi qui non è facilissimo. Per Panzaro. Randy Rhodes non è Denzel Washington, ma è Capitano Jackson. Di Miss Jackson. Per Panzaro, uno scheletro che sta per perdere, dice: ho ancora un osso nella manica. Gameplay di Battutaccia. Siegfried, ma uscirà su PC qualche altra esclusiva presente o futura? Chissà, bisogna vedere come si evolve il rapporto PC, Windows 10, Xbox One e DirectX 12. Io penso che in futuro usciranno. Io, secondo me, la collector di Master Chief, per esempio, fra un anno e mezzo potrebbe uscire effettivamente su PC. Arriverà adesso tanto su Xbox, invece con Windows 10 sono tutti gli indie, i free to play, questi arriveranno tutti. Proprio tutti, no, ma quelli che hanno più senso arriveranno tutti. Teo Matteo, il più bravo barman giapponese, Nogosuki Makinoti. Perché? Non ho succhi di frutta ma Chinotti. Mamma mia, ci è più veneto, Nogosuki che Chinotti. Davvero, manca la doppia T. Breganti, dottore, ma posso fare il bagno con la cacarella? Se riesce a riempire la vasca. Questo è terribile. Mamma, il sesso è come la matematica. Aggiungi il letto, sottrai i vestiti, dividi le gambe e spera di non moltiplicare. Randy Rhodes, ma nuovo Age of Empire. Bella anche questa, di battuta. Ma che vai fuori strada, Matteo? Caccia fuoco questo carro armato, guarda. Non lo so se parapapà, 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 parapapà. Non so se è confermata per Windows 10 l'uscita a giugno, eh. Sto seguendo poco, devo dire la verità. Tanto ormai sono diventato pigro, quando esce me lo ritrovo sul computer. E chi è? Mortage Twist. Prendo a cannonare. Eccolo. Questa tra l'altro la musica è rimasterizzata, eh. Super rincisa. Bella, super bella. Zitto, vai. Stiamo un po'. Qui se premi il back o le finestrelle ti passa la musica quella vecchia. Senti qua. Cercatevi il tema di A. La senti la differenza? No. Porca troia. Sì. Perché puntava? No, adesso è tutto orchestrato, la senti? Minchia, vai a fare in cuccolo. Dardan, la migliore ragazza è come un mobile dell'IKEA, costa poco, la porti a casa e la monti subito. Miles Hemingway, questa è vecchia come il cuccolo, eh. Sub Foreigners, ciao Miles Hemingway. Mamma mia, questo carro armato necessita di un ingegnere per il recupero. Ciao Pendergast, saluti anche da me e da Matteo. Anyone speak English? I do speak English. The gap me too, I can speak English. Yo bro, yo bro. Baby, yo baby. Buongiorno a tutti, Naco Marcetelli. Naco capo? Nacho Marcetelli, sì. Che super musica. What do you want to know, Miles Hemingway? We do speak English, actually. Forastero, sgaramutande, Pender Kesse. Fucking spagnolo, dice Mike. No, we're not Spanish, we're Italian. We're not Spanish. Ma questi che non... digli che non capiscono la differenza tra italiano e spagnolo. Vabbè, ma perché te la sai la differenza fra l'inglese e il finlandese, no? Beh, ma io non riesco a capire la differenza tra un americano e un inglese. Il ponte più lungo mai costruito, no? Il più lungo è quello sullo stretto di Messina, Matteo? Ma IQB. Del tuo ex premier. Mamma, ci sono due germi, uno starnutisce e l'altro dice: cavolo, hai preso un'aspirina? No, sei morto con super. No, ma ha fatto il checkpoint, eh? Checkpoint? Checkpoint. È checkpoint di morte, però. Oh,
fucking Spanish, huh? You fucking English. Dai, spara cannonau a... Rema Mayala. Ti ho lasciato un carro armato in condizioni... Pazzesche. Good guy, Miles. Good guy. È che non hai ucciso i ghost sul ponte, non si è capito perché. È perché sono arrivati adesso. No, c'erano anche durante il ponte, ti hanno... ma stavano lontano. Se. Sì, infatti, guarda, a metà hanno ridotto, stavano lontano. Ma non vedi, ti hanno seccati due. Guarda. Ma che cazzo dici? Sto ammazzando io. Io due prima che mi seccassero a me. Ho capito. Ma ti hanno Roger Cooley. Dottore, dottore, mi fanno male le ossa a non ne mangiare, dice Albiana. Well, Miles Highway Hemingway. Hi Miles. Allora, Hemingway. Ora diciamo la barzelletta in inglese per i nostri ospiti stranieri. We are telling jokes, Miles. Allora, diciamo la barzelletta in inglese per i nostri amici stranieri. Which is the difference between one used tire and three... Wow, ora si distrugge tutto. And 365 used condoms. Qual è la differenza fra un copertone e 365 preservativi usati? Che il copertone... Aspetta, che il copertone, the copperton, the tire is a good year, e 365 condoms usati sono un great year. La sapevi questa, Matteo? Questa a me me l'ha raccontata una danese in riva al mare. Che tu avrai intrattenuto a tutto spiano. È stata l'ultima cosa che hai avuto occasione di dirmi. Speak English. Al giorno, we are not English. We are not Spanish, we speak Italian. Mamma mia, guarda come ci hai ridotto, Matteo. Io ti I ti hate with all my force and strength, perché ci hai fatto morire il cannonau della vita ed eravamo super potent, e ora io devo arrangiarmi. Con fortuna che sono Topolino, ma fumi, no, fumetto. Bellissima. Questa chi è? FM. Grande FM, questa era bellissima. Il ministro dell'agricoltura giapponese ci dice Teo Matteo 76 Noaro Mazzappo. Noaro Mazzappo, perché non mettete le doppie? Senti, sai qual è il più grosso cuoco giapponese? No. Sono a Sega Susugi. E il ministro dello sport... No, aspetta, com'era? Il ministro della salute giapponese... No, com'era? Aspetta, no, com'era? Kakopoko, no. Kakapoko, chi fa poco moto? Infatti è quello Kakopoko, di recente, di recente. I follow you, grande Angelo, grande. E il Piave mormorò, benvenuto lo straniero, vedi, nel nostro caso. Checkpoint. 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 Io andrei a finire il filmato per... I filmati per il nuovo filmato di Movie Player, tra parentesi. No, dai. Che altrimenti Jasco non ha tempo di lavorarlo. Ma no, ma sta una sega Jasco. Ma sa un cazzo. Ma lascialo perdere. Che ti perdi con certa gente. No, allora, non iniziamo con le battute sui meme di Bocelli, per favore. Esatto. Che ce ne sono sin troppi. Esatto. Che lui quando li vede si incazza sempre. Esatto. Non l'hai capito? Carissimo Iodice, un saluto da Stefano e Marco. Ci siamo visti al premio Dragodoro. Ciao! Non volevo passare da te a salutarvi, no. Volevo domandarti, tempo fa ho avuto una discussione con i miei coinquilini riguardo la trama e la fama di Halo. Come risponderesti a loro se ti dicessero che Halo è un gioco che ha fatto successo solo grazie al multiplayer e che la trama è secondaria, scontata e pure bambinesca, che non hanno capito un cazzo? Detto proprio in francese. E che poi gli risponderei che al mondo c'è anche i preti e le suore, diceva un mio amico. Per cui se al mondo ci sono anche i preti e le suore... C'è pure uno... gente che... tira grenade. The grenade, the gameplay. Cioè, Halo coniuga bene. Il close combat, range combat... Close combat, gameplay, gameplay e storia. Eh sì, è tutto un super amore. Poi può non piacere, perché può non piacere lo stile iper fantascientifico. Io avevo un amico che era uscito con Brigitte Nielsen e ha detto mamma che schifo, le bionde non mi piacciono, che figurati. Beh, ma lui era... Poi si è sposato con Marianne, no? Lui era come quelli che non gli piace Halo, insomma, uguale. È la stessa roba, eh? Io, Kessen invece conosce quella dell'incontinente giapponese, Orina sui muri. Ah, ok. Temevo già... Il più grande gay francese? Questo l'ho detto mille volte. Ah, sì? Ma sì, sì. Armedio Lupin. Perché Armedio? Armedio Lupin. Arsenio Armedio. La Crasi. Ma perché gay? Che c'entra? Armedio Lupin. Ma che il nome maschile, Barò, madonna. Ho capito, ma perché Armedio? Che Lupin? Perché il nome è Arsenio Armedio. Mamma mia.
a rimedio sarebbe. Ho capito, ma io non sono mica Ternano. Ho capito, ma a rimedio si capisce uguale. Dai, tira qua, va. Pensa alle cazzate tue, va. Com'è che non riesco a aggiungerti sul live? Perché lui ha troppi amici, ragazzi. No, come no? Sì che c'ho gli amici. E quindi... Ciao, Breganti. See ya, Miles. See you next time. We are waiting for you. Coglione. Drau, fa così freddo che ho costruito un castello di ghiaccio. Non so com'è che non riesci a aggiungermi sul live, in realtà. Forse hai raggiunto un limite. No, non c'è più il limite. No limit. Sono amici, come Sector. Sono 1000 amici e infiniti followers, quindi è impossibile che tu non mi abbia aggiunto. C'è troppo fumo. E niente, Rosso? Dovresti trovare un cecchino, qualcosa che spara da... Uff. Ecco, prendi il cecchino. Sali lì, up, exchange... Non lo so, io avrei levato il pompa. Sinceramente... No, no. Eh sì, perché il pompa qui lo usi poco, eh. Comunque dovresti... No! Coglione! Mamma mia. Breganti... Ma allora... lo uso poco? Erpanzaro, cosa fa un nano al Giro d'Italia? Si fa tutte le tappe. Porca troia. questa è vincente, però. Questa è vincente, ragazzi. Breganti, il peggior calciatore giapponese. Yoko poco, ma Yoko. FM è contento perché oggi gli arriva Walking Dead sull'Xbox One. To run for it. Galbanino, il più grande tuffatore giapponese. Cado de panza. È il panzaro. Sai chi è? Sa tutte, eh? Sapete come si chiama l'anonimo giapponese? Ah, vai, vai. Chi cazzo è? Te prego, ma che è sta roba? Oddio, questo? Voglio un finisher. Barone, cosa ne pensi della saga di Walking Dead di Telltale? Penso che il primo capitolo è meraviglioso e il secondo mi ha fatto schifo e che loro devono smetterla con quei giochi. Perché hanno Rots of ZBJs, guarda che bellezza. Come ti senti a stare a Bombasa, Matteo? Guarda, eccolo giù lo scarabeo. A Bombasa sto. Allora, comunque, dopo il Perry nudo, questa redazione si conferma come la più fuori di testa del globo. Au. Chi c'è qua dietro che bladra? Geronimo! Crockett 3. Che dici, io? La giapponese più brutta, Matteo. Con me? Sono uscita una cagata. Terribile, terribile. Oh, questa è tremendissima, eh. Tremendissima cazzata. Ah, vado qua io. Allora. Tengo gameplay di lanciarazzi. Bam. Sto... Ma cammini? Guarda sto strunze, sta fermo. Da Vinci, ma i giochi della... perché i giochi della Telltale si possono ancora definire giochi? Secondo me no, non si gioca quasi più. E appunto, basandosi così tanto sul storytelling, cioè sul narrative, cioè sulla storia, basandoti tanto sulla storia, se la storia è brutta, ne risente anche il gameplay. Perché dici, mamma che madre, dicevo, sto giocando. Where do I have to go? Not to go. Cast apart a second. Come dicono a Manchester, to go. To go. Anzi, a Londra. Where do I have nella to parte go? Oh, io ti hanno sparato nel culo, Matteo. In the ass. Cosa vorresti fare? Passare con la Jeep qui sopra? No, però I can use the... Cecchino! Teo Matteo, paziente, dottore, dottore, tocca a me. Ho la diarrea, risponde il dottore. Ha provato. Ma guarda, chi mi ha seccato? Chi ti ha seccato? Uno che ha pensato che eri grasso. Ho capito. Ha fatto sto verso bellissimo. Questo è morto? No, ma io almeno l'ho seccato con un colpo solo. Dottore, dottore. Un escort russa? Dice Kessen, vagina Seminova. Che sarà anche parecchio used. Mamma mia! Aspetta, c'è una che non ho capito. Come si chiama il più famoso benzinaio giapponese? Galbanino, dice. Furgoncino? No, benzinaio. È tale Inkimia Tangatu. Eh? Non lo so, ci sta trollando. Cosa ti aspetti dalle tre? Ormai siamo vicini. Un sacco di bei giochi. Mi aspetto un nuovo Quantum Break. Aspetto pochissime sorprese. Io mi aspetto. Anche se da Sony magari qualcosa potrebbe uscire di interessante. Guarda un po', Matteo. Guarda un po' da Sony. Dai, non c'è Uncharted. Magari alle 3 fanno vedere qualcosa per il buco. Solo per quello. No, Uncharted lo fanno vedere. Sì, però magari fanno vedere qualcosa per il buco natalizio di Uncharted. Magari. Come si chiama il buco natalizio di Uncharted? Non esce, quindi. Era una battuta. Non sei scema. Presenteranno la versione Slim di PS4 alle 3, non credo proprio, ma per carità. Vende un botto. È passato un anno e mezzo. Next year you'll have
all you need from a slim. Ah, quella cosa strana in chimica perché è siciliano. Allora è il bel benzinaio siciliano. Io mi aspetto il top 3, dice Dardan. Vabbè, beh, grazie, è giusto. Per forza. Quello mica lo fa la Sony. Come si chiama il più famoso smemorato cinese? Chi so? Chi cazzo era più bello? Sì. Magari il gameplay del nuovo Tomb Raider, Aragorn. Beh, è normale. Per forza esce, cioè, non è una cosa mi aspetta, è normale che ce l'aspettiamo. Ma allora non te l'ho detto inaspettato, Matteo, vedi? Ah, cosa mi interessante. Beh, tutti i giochi che escono da adesso a dicembre si vedrà il gameplay e molto realisticamente si giocheranno. È più interessante sapere cosa uscirà che non si è visto, insomma. Ciao, noi siamo Andrea, totalmente all'oscuro. Perché è normale. Guarda. Facciaccia tua, Baron. Da Vinci, pensate che abbiamo, che hanno toppato con Hardline? Ma io credo stia vendendo bene, hanno fatto quello che devono fare. Ah, per i fan di Battlefield, comunque è un bel gioco perché si divertono. Sicuramente il prossimo, quando rifanno il prossimo, dovranno essere un po' più concreti. Su Xbox One cosa ti aspetti, Barone? Io mi aspetto sicuramente... Ah, guarda, c'è il cecchino, prendilo assolutamente. Io mi aspetto sicuramente Quantum Break giocabile, quantomeno, poi Halo 5. Spero nel single player, ma purtroppo sarò lasciato col multiplayer. E poi Forza Motorsport, mi aspetto sicuramente, e Tomb Raider, questi qua sono... Ma dov'è il GP, no? Occhio, grande Mario, ma è molto più forte il cecchino degli umani, però che quello... No, io volevo il GP con il lanciarazzi, perché c'ho i due Ghost qui. Ma te questi, scusa, ma perché il Ghost? Fallo fuori col cecchino, mi ci sparare a lui. Tienilo per fare, però hai 20 colpi. Fai fuori i Ghost con questo, e così poi glielo rubi il Ghost. Ma c'era quella Jeep tanto bella. Ma pregatene. Ma che fanno? Si scontrano. Che somari. Vai! Madonna. Vai. No, Gasmuro. Destiny esce prima. Alle 3, giusto, il nuovo Destiny, brava. La super espansione di Destiny. No. Che differenza c'è? Questa si cade veramente in basso. Che differenza c'è fra una porta e una valigia, Matteo? Non lo voglio che sapere. La valigia si porta, ma la porta non si valigia. Minchia. Mamma mia, minchia, ragazzi. Cioè, sempre peggio, eh. No, Gears nuovo, secondo me, è al massimo un Twilight, ma niente di Concrete. No, come che sei morta. Che somaro me va. Questa sei morta veramente male. Addio, casca per terra e si ammazza. Poi c'è Bethesda, ovviamente. C'è Sub Gameplay di Bethesda. Che vergogna. Pure mi stavo divertendo un casino, vabbè. Ho fatto finta di non sentire il rumorino dello scudo che era giù, e quindi me la sono presa down le culo. Ma proprio la grande, eh. Allora, mi hanno detto, dice Da Vinci, che il nuovo Tomb Raider tornerà un po' all'origine della serie, quindi più esplorativo e platform. Ma gliel'hanno detto solo a lui, poi, solo eh? A lui. Gli hanno fatto la spiata proprio. È uscito un comunicato, sì, stampa, sì, hanno fatto l'intervista. Abbiamo parlato con Da Vinci 88 dicendogli che il nuovo Tomb Raider... Comunque guarda i miei soldatini come vanno all'assalto. Geniale sta cosa. Gli avremo alle 3 notizie su Scalebound o al TGS? Anche Scalebound, che dovrebbe essere un po' la risposta di... la risposta di Microsoft a coso? A Sgaramutande, a coso? La risposta di Microsoft a Monster Hunter. Monster Hunter, speriamo molto, io ci spero molto in Scalebound. C'ho un amico che l'ha visto, e non dico chi è. Bethesda che presenterà le 3 Fallout. Fallout nuovo. Maybe Fallout. Fallout. Oh, eccolo il GP. Maremma puttana. Your sister. Sì, ma stai sprecando. Vai a prendere quel GP, oh, no. Scusa. Guarda che non lo secco, maledetta. A me Tomb Raider mi è piaciuto un po' meno il multiplayer, dice Breganti, anche a me l'ho trovato piacevolissimo. Quindi c'è qualcuno che ha giocato al multiplayer? Beh, perché era interessante con le due fazioni. Oh, no, perché che merda. Stiamo giocando veramente ad Mentula Canis, eh? Cybero? Mo ci penso io, va. Chitarrino, ma solo io penso... Ma solo io penso che i checkpoint di Bloodborne prima che non ci siano i boss prima dei boss. I checkpoint prima dei boss in Bloodborne sia una grande cazzata, no? Lo pensano in tanti. I checkpoint prima dei boss? Eh sì. Cioè, in che senso sono una grande cazzata? Che non ci devono essere? No, il fatto che non ci siano. Ah, è il bello del gioco, è il bello del gioco. No, che c'è i checkpoint a cazzo di cane, lo so. Questo è il bello dei Souls, che hai i checkpoint a cazzo di cane. Però le scorciatoie.
Che senso ha, chiede Chitarrino, metterti delle scorciatoie per farti camminare 5 minuti senza fare niente quando puoi mettere un checkpoint? Non si sa. Non si sa, è il bello del gioco. È il bello della diretta. È il bello della diretta, perché mamma è bello così. Dai. Ma non è morto? No. Perché non l'hai preso in testa? Sì. In testa, nei denti me l'ha dato. Cribio. In the dance. Qui nel culo, guarda Barò. Grande Mario. Matteo, la sai la barzelletta della Troia sull'albero? Scendi che te la racconto. Vecchia, vecchia! Gallina vecchia fa buon brodo. Good soup. Good soup. Guardalo lui. No, l'hai mancato Mario, Mario. Me lo sono fatto apposta, tranquillo, guarda. Giardo. Guarda, ancora è vivo. È vivo, sì, nei coglioni gli spari. Certo, no, volevo portargli via un malleolo. Fino anche i proiettili, no. Erpanzaro, Ulisse a Polifemo dopo aver parcheggiato l'auto, gli dai un occhio? Minchia, ma questo... Ma che cazzo è? Ma gli ho sparato! Oh, appena si tratta di... Perché ho capito, siccome siamo andati avanti veloce fino adesso, ci stiamo... Dimmi come fa questo pezzo, messo a dire, no, perché mi piace molto. No, mi dispiace, non esiste proprio. The rule is a rule. E la rule è... È come dire, che senso ha rendermi la vita difficile in un gioco difficile? Che c'entra? C'è modo e modo di rendere la vita difficile. Cioè, fammi i boss ancora più difficili. Qui non è mica, facile. No, parlando di Bloodborne, per dire, Demon's Souls. Per dire, qui... Non è facile. Qui non è facile, però semplicemente ti fa morire. Che senso ha farmi ripartire 5 minuti prima? Esatto, aspetta. È senza senso. Perché lì c'è il farming, c'è le anime, le cose... C'è tutto quello che ti pare. Riacquisto le anime se uccido quel nemico che mi ha ucciso prima. Ma perché mi devi far ripartire 10 minuti prima? Che senso ha? Rifarmi le stesse cose. Poi non puoi nemmeno mettere in pausa, che se per caso c'è la batteria del pad guarda come scappa questo video. Pam! È morto. Se il gatto va a gattoni, il coyote come va, dice Erpanzaro? Ragazzi, ma voi... Darth Sith è il momento barzellette triste, non è il momento. È l'ora delle barzellette. Sono due ore. Sì, però sì. La cosa figa è questa, è che... Cioè, o le elementari vi sono durate un sacco, perché io me ne ricordo tre di queste. Mamma mia, secondo me c'hanno Google sotto mano. Anche secondo me. Freddure tristi c'hanno. Esatto. .com. Senti, la sai quella di Pierino? Aspetta. Per Xbox One alle 3 vedremo Windows 10 con DirectX 12? Chiede no, non esiste. FM 1191. Guarda là, vedi Mario, bastava non farlo spawnare. Pensate per caso che alle 3 verrà presentato il trailer o nuove informazioni sul gioco di Star Wars di BioWare in produzione? BioWare era un gioco di Star Wars in produzione? È Battlefront, ma non so ma se... Non è, no, perché è DICE. È DICE. A meno che non stia facendo Knights of the Old Republic 3, che sarebbe la notizia più bella dell'anno. Mamma mia! Siete dei grandi, dice Andreani. Super check-in. Google Jokes, Google! No, Joke. Se sono rose fioriranno, se sono caghi... Questa è bella, anche. Allora aspetta che io qui ho fatto delle super mosse. Che hai fatto? Ho fatto la super mosse. Tieni premuto per pilotare il ghost. Ok. Sì, il bagno con la diarrea l'abbiamo vista prima, amico dottor Checkpoint Tom. Professore! Bloodborne non è frustrante, ti devi solo impegnare di più rispetto agli altri giochi, e questo è assodato. Però che è uguale, che ti devi impegnare di più. Ma l'impegnarsi di più è la difficoltà in sé per sé di certi scontri. Guarda come cerca di... Stiamo parlando di un'altra cosa, di alcune dinamiche, di alcune meccaniche, di alcune trovate che... Guarda là che mossa, Super Mario! Super Mario! Ma qui è arrivato al normale, sì. Metti la grafica vecchia, se è già questa la grafica vecchia. È quasi più bella della vecchia. Sembra il Downtown LA. Notare che non c'era. Il fumo non c'era proprio. Però è sempre bello, però. Senza senso, esatto, sono senza senso. Per me i checkpoint si sono messi a cazzo di cane. Non ci sono scorciatoie che tengano. Adventula Canis. Guarda lì, c'è la. Come si chiama? La Picasso, Matteo, è questa? Ok, guarda la macchinina, ops. Questa sembra un incrocio tra una Bugatti Veyron incidentata, una... qualsiasi cosa che è brutta. A proposito di impegnarsi, sto cercando di finire Shovel Knight Nervi a palate. Ma quello ha senso, sì. Difficile in quel modo. Perché è un difficile giusto. Concentrati sui raid. Nacio Marcetelli dice: la tua ragazza, Barone, mi ha raccontato una barzelletta talmente bella che per poco non cadevo dal letto.
Questa sono pure morto perché sono distratto a cercare di capirla. Star Wars Battlefront. Spero che DICE e Electronic Arts non facciano commercialate. Un gioco di guerre stellari. Secondo voi che cos'è? Sfadiamo questo mito delle commercialate. Tutti i videogiochi sono commercialate. Poi Kessel, alcuni riescono bene, alcuni e altri riescono male. Fa una freddura pensando però a te. Le commercialate, capito? Sono commercialate. Kessel fa una battuta pensando a te. Che differenza c'è fra una escort e un giornalista? Vai. Che ci sono cose che le escort non fanno. Hangover Max, ho finito le battute che avevo in serbo, passo a quelle in croato. Aragorn, c'è il carro armato qua, no? No. Però checkpoint su Gredo. Esatto, però qui c'è i cosi. Eccolo. In quell'edificio sono intrappolati diversi modelli. No, no, prezioso, non ci sono notizie su Xbox One Slim ancora. It's too early. È troppo presto di gameplay di Slim. Qui o te la scappi velocissima. Te lo sai che il pulsante sinistro si corre, vero? Super meglio? Ecco, se questo è l'obitorio. L'obitory. And the obitory? Perché abbiamo la moto. Sì, ma qui c'è un problema perché. Carbone. A quell'altezza non potevano spararmi perché l'alzo del cannone non arriva. No, ma non c'è solo il cannone rialzo. C'è alzo di cannone. C'è alzo di cannone. Ma secondo voi uscirà una PlayStation 4? Vabbè, non sono morto. Caro mio sonarino. Ma secondo voi uscirà una PlayStation 4 con disco da un tera? Probabile, prima o poi. Qui secondo te cosa fare? Nascondermi? Qui devi sparare al caro armato. Caro armato. Lo puoi cangiare sulla PS4. Sì, è vero, lo puoi cangiare. Cosa? Il disco. Hussein Sleiman 43. These guys are not funny and there are fags and they're fags. You're wasting your time. Peace out. Hasselmain, fuck you and fuck away. Come sei cattivo. Sta prendendo per il culo tutti. Allora mandiamo a fanculos anche tu, vai. Io scappo, vedi, ho sbagliato strada, era di qua che bisognava enderry. The trick del Baron! Guardalo! Why? Guardala, questa te l'hai ricordata, eh? Questa no! Ah! Ti aggiusto io! Ah! 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 Dai, salta! Vabbè, in condizioni normali saresti morto 20 volte. Infatti perché? Sono morto, porca puttana, però l'ho fatto saltare, non mi ricordavo mi si faceva saltare via. Perché è arrivato il cazzo di Ghost? Perché il fantasma quando arriva è come il Natale, quando arriva arriva, lo sai. No, Johnny, è già tanto se presentano Battlefront alla Star Wars Day. In quell'edificio sono intrappolati diversi marini. Concentrati sui Rai, sono i più pericolosi. Io faccio gameplay di scorciatoio. Non la mettete sulla religione, ragazzi, vi banno. Che stanno bestemmiando? Oh, tra l'altro non ci sono. Hussein Ghost, ma che cacchio dici? Ma state zitto. Mamma mia, le cazzate tutte voi. Ma qui non devi andare. Scusa, fregatene, vai avanti. Turn the cooler, vai avanti. I can't turn my come no? Devi andare da quella parte lì, di là a destra, vai. Com'è vai, correre? Vai, frega il sinistro, il grilletto sinistro, vai. Madonna è pelo. Dove? Dai, vai, a sinistra. Lo potevi dire che si poteva correre? Sì. Io vengo da qua. Vedi che è un gameplay di turnaround? E allora forse guarda se c'è una porta di qua, se no vuol dire che devi ammazzare tutti. Vedi? Dove stavo prima? Mazza, questo giro di là. Occhio. Watch out, Super Mario! Watch out, stiamo attacco, vai! E se no, vai lì e mettiti la bomba, però devi far fuori prima i col questo. Cazzo! Che metto la bomba! Oppure si passa da qua? Non lo so. Ti direi di no. Provo a scendere a piedi. Manco per il. Mi fai più rientrare, sì. E allora uccidi questi. Devo uccidere il cazzillo con il fucile. Porca troca. No, ma non ce la farai mai. Perché devi riuscire a fare quello che ho fatto io, ma dopo che l'hai rotto piazzi la bomba e salti. Ma non posso. Infatti, no, devi ammazzare tutti, qui non c'è poco da fare. Riprendere a ammazzare tutti, ci ricorda Croccone. Ma il massimo dell'ecologia del mondo animale, le marmotte catalitiche. Grande Matteo. Non ci sono moderatori, davvero, eh? Porcellino, oramai piacciono solo le cose slink e le grosse non vanno io. Che tempo fa da voi? Fa abbastanza. Caldo, e caldo. Salutiamo Penelope Elettra. Chi chiede chitarrino, perché non fate anche una sezione per i giochi interessanti per Mac? Ma che ne escono talmente pochi di giochi per Mac che è veramente difficile. Mm.
Dovete battere tutti, che poi vi faranno entrare nel palazzo prima dell'arrivo di... Io non mi ricordo più. Pensate che Sony possa tirare fuori dal cappello tante esclusive per Natale, oppure sarà di Xbox il Natale? Per adesso il Natale è di Microsoft, senza dubbio. Per quello io dicevo che magari qualcosa vedremo alle 3, perché di nuovo sì, perché lasciare il Natale... Hanno annunciato God of War a collection di gameplay. Sì, vabbè, ho capito. Però Madonna santa. Dai, che ce la fai, che tu c'hai la skill. Più o meno. No, bisogna fare quella roba del... di salto sulla... di salto sulla piara. Uccidi quello, il cecchino solitario, Baro, intanto. Vai. B per un attacco corpo a corpo. Premi. Piazzata? Grande! No. Sì, è saltato. Vai, c'è quell'altro. Per me God of War 3 Remastered conterrà il codice per scaricare la demo di God of War 4, dice sì, FM. Vabbè, cosa vi aspettate da Splatoon? Un titolo molto divertente, interessante. Madonna Santa Matteo, zitta! Ben fatto! Vai, quando dici leggi la chat, non la leggo. Adesso che la leggo, non la leggere. Che palle. Hai ragione pure te, Matteo. Allora, stai zitto. A Natale Sony tirerà fuori The Last Guardian. Immagini? Sì, certo. Era tutta una pubblicità stampa in ritardo di Uncharted. Porca puttana, accidenti a te. Accidenti a te. No! Non gli era bastata nemmeno la doppia blu. Splatoon mi ispira parecchio. Sì, è molto, molto figo, sembra. I fratelli Palmisano ne hanno sempre parlato in termini entusiasti. Io settimana scorsa ho fatto l'affarone, dice Randy Rhodes. Xbox One più 5 giochi 399 euro. Minchia. Allora fai fuori, allora gira a sinistra. Vai a sinistra, gira a sinistra. A sinistra. Stavo seccando quello. Ho capito, ammazzalo di qua. Poi giri a destra e c'è il ponte, lì fai fuori. E poi c'è poco da fare. Ti conviene partire allora da quello di destra, mettergli le bombe e farlo saltare. Tanto sei con sto strunz. L'ho seccato, sì, vi immaginate se a Natale uscisse Final Fantasy XV come esclusiva temporale PS4? Non c'è verso, ragazzi. Final Fantasy in esclusiva ve li potete scordare. Costa troppi soldi. Angover Max, cosa fanno due monaci buddisti in discoteca? I Buddha fuori! O il Buddha bar. RB, per salire in groppone. Salta quando ti avvicini. Vai! Prima B, corpo a corpo. Vai, ancora. Vai, ora comincia a premere LB. Ancora. Salta via con RB. Esatto. Ci ho capito un cazzo, ma chi è che mi sta sparando rosso? Però va bene, nasconditi, recupera lo scudo. No, frega. Chi era quello? Capito. I mortacci tui. Nasconditi. Ma morti. No, non lo fare, scappa, Matteo. Scappa! Scappa, Matteo, scappa. Scappa un crudino. Io dico. Mettiti, tranquillo, qui non ti becca. Non mi beccano un par di. Don't ever effort. Sì, ma c'ho i gruntini. No, tranquillo. Gli elite, quelli rossi. Devi mantenere il calm. E quando hai mantenuto la calm, vai, uccidilo col cecchino. Ancora zoom, vai, testa. Vai, grande Matteo. Testa di cazzo. Te Matteo, un carabiniere si presenta in caserma con tutte e due le orecchie fasciate. Ha puntato, che è successo? Ma niente, stavo stirando quando ha suonato il telefono e solo a pensiero ho scambiato il ferro da stiro per la cornetta. Sì, ma come mai tutte e due le orecchie fasciate? È perché hanno richiamato. FM, io ancora meglio, Xbox One bianca di Sunset più Unity Notre Dame Forza 5 Goti più Halo 5 all'uscita, 300 euro. Su Amazon c'è Xbox One bianca, Sunset Overdrive e Destiny e pad a 300 euro. Chi è? Becca Subaru? Te la tirano veramente sul groppone. Checkpoint Subaru! Mio. Cos'è un bullone? Dice Kessen. Un buco profondo. No, c'ho il Wright e mi tocca scendere a piedi. Matteo, lo sai che cos'è per un cinese un bullone? Cosa? Un buco profondo profondo. Invio, Signore, caporale Perez compagnia. Il comando è questa parte. Voglio un'arma nuova, porca troia. Ma no, portatelo sempre il cecchino. Quando fai il cecchino del checkpoint. Oh, bello, prendilo lui subito. C'è la televisione. C'era la televisione. Ecco. No, facci vicino. RB.
Ma no, RB puttana. Eccolo. Vai, l'hai tenuto presente? Sì. Ti l'ho premuto. E mo parte questo, però tocca installarlo. Ancora, che palle. Quella roba lì che trovate, quella roba che vi racconta poi la storia di Halo 5. E ve la potete vedere poi dopo. Pompa non lo prendere, Matteo. No, quindi nei corridoi il pompa vince contro ma il bidet. Ma ora esce fuori di sicuro. Vedi un po'. Cambia la graphics. Ma dov'era bello anche allora. Vai, Matteo, burra in bocca, vai. Sparagli, shootgli. Don't be afraid. Vai. A parte non si ammazza. I make you the proverbial hand job. Tempo residuo 12 minuti, Matteo. Vado a prendere il carica batteries. Tanto abbiamo quasi finito comunque, eh? Manca mezz'ora. E questo? I mortacci tua. Non si scappa di qua. Checkpoint superatos. Coglione, fatto una cazzata mondiale. Baro! Fatto una cazzata mondiale. Cioè lanciarazzi e cecchino e basta. Sai com'è su. Ricordati che c'hai il colpo fatto qua. Ho capito, però mi devono arrivare addosso. Guarda che, cara, che graficone qui che era. Scatticchia, eh. Ah, ma fregate, vai avanti. Ah no! Si è fermato. Ho fatto la cazzata, ho perso il lanciarazzi, aspetta. Vai avanti, non c'è il lanciarazzi. Ma fregate, vai avanti! Ho cambiato l'arma sbagliata. Mamma mia, guarda il graficone. FM dice quando ha visto l'alimentatore di Xbox One gli ricordava. Guarda Baro, guarda. Non appaiono. Cioè non appaiono gli sbuffi d'acqua. Con la grafica nuova? Con la grafica vecchia. Non è male. È incredibile. Sì, sì. Quindi? Quindi sfiga. Dove vai? Sotto. Se non è morto. Fatto il giro di Peppe. Non c'è lanciarazzi. Ma non è uguale, non è così che si risolve questa parte. Ah, te la ricordi? Prendi il pompa. Prova a ammazzare con... Ah, esatto. Cazzo, ho sbagliato l'asta, scusate. Minchia. Madonna, Matteo. Baro, ma guarda come si muove! Ho capito, porca troia. Ma sei Bambax? Oh, da qua. Bambax. Non può andare oltre. Saltaci. È entrato. Salta. Salta. Aspetta. Fammi fare un po' di piazza pulita prima. Salto? Ma sì, vai. B, Matteo, B. Ho fatto B, salta, fa piazza pulita. No, salta. Ma salta sì. Salta un cazzo, ti prendi il pompa, vai, va. Vai. Usa il diazepam, sì, magari. Ma Halo 5, dalle prime impressioni, sembra un gioco più improntato sulla storia principale oppure avrà più importanza la componente online? Entrambe. Entrambe, ma in realtà è Halo. Come fai a sapere? Per ora abbiamo provato soltanto... Però è Halo, quindi hanno entrambe una valenza... No, cioè è uguale, cioè Halo è storia e multiplayer. Allo stesso... Ah, ti piace, eh? Ci sarete entrambi alla pausa caffè? Sì, però io farò altro, quindi parteciperò poco. Wow, che brutta questa. Mo ci penso io, Baro, ci penso io. Oh, è arrivato il caffè con Lecce. Hello, friend.
Benvenuti! Qui c'è gameplay di granate. Il gameplay di questo. Ti è picca sul barone. Non può andare oltre da questa parte. È entrato. Dai, vieni qua, ciccio. Occhio, Non so se ti ha preso. Tirati la funa, grandina, tanto. No. Sono quasi morta, Sto dietro lo scudo. Ciao Randy Rossi, no! Alla prossima! Uomo medio, per barone per Pasqua ti mangi il crapetto? Sì, mi prendo un bel agnello e me lo mangio. No, messaggio, chi è? Oh. FM non contento di scriverci in chat, ci manda i messaggi su e mi fa perdere. Vabbè, non te lo meriti, ma che mi ha fatto il partitone della vita, ho fatto. Dai, zitta. Vi rendete conto che grazie alle barzellette siamo a 700 utenti, quindi niente contenuto serio, ma solo cazzate. Solo cazzate da noi. E si vince purtroppo, eh. Vabbè, ma va bene. I videogiochi non sono una cosa seria, chi vi dice questo sbaglia, non è vero. Non può andare oltre da questa parte. Perché abbiamo le granate queste qui fisiche e non quelle plasmon? Il plasmon ti capo. Domande per il barone, qual è il tuo piatto preferito? Allora, il mio piatto preferito. Chiede Johnny PS4. La bistecca alla fiorentina. Grande barone, il mio piatto preferito è il bel pollo arrosto fatto come si deve. Pensavo alla zuppa di fave, ma no, la zuppa di piselli. Quelle del supermercato, che certo, restano quindi... le donne incinta. Esatto. Niente, mi tocca andare. Zuppa di feci o feci la zuppa? Mamma mia! Vai col pompa a bordo della nave! Tutte scuse, stavi già crepando. Beh, sì, più o meno, Breganti. Vieni, guarda che merda, se prendo la cosina si nascondono. Appena mi stacco vengono fuori, guarda, certo. Oh! Ops! E vengono fuori. No. Ah, no. È un coglione, guardava dall'altra parte, il panorama. Ma quale munizioni esaurite? Tira ste granate! No, io voglio le munizioni. Ragazza stufa scappa di casa e i genitori muoiono di freddo. Questa è la peggiore di tutto il pomeriggio. Mi dispiace, amico Hangover Max. La Fiorentina intesa come squadra, bistecca o una bella compaesana, chiede Luca 78. Il piatto preferito sarà la bistecca. Manca una bistecca con la patata, però. Ma che merda, okay. Ma per togliere le notifiche non c'è modo, dice FM. Sì, perché l'avevi fatto una volta, mi ricordo. Basta che vai nelle impostazioni, raccogli. Tira ste bombone. Vai, checkpoint. Sì. Geronimo! Il mortello, vedi qui col pompa nei denti. Che chitarrone sotto, la mia bellezza. M'ha preso sto figlio di puttana. No, non m'ha preso. Guarda lì che sono la stanza di gameplay di stanza dei bottoni. Avete finito con le battute? Purtroppo sì, mi sa. Che cosa ne pensi di The Wild Hunt Watch Boys? Che è sta roba?
Che palle sto software update. Veramente installi una roba della Apple e poi sei condannato. Ma che? Ma quale? Queste cazzate. Ma quale roba dell'Apple? Che c'è? C'hai un PC? C'hai? Ma che cacchio dici? Ho capito, installi la roba, capisco, è l'altra azienda di riferimento. Ma non ho però capito quale, che cosa stai dicendo. Che là il discorso che ti gestisce l'installazione dell'Apple, che ti vengono fuori in automatico ogni tot, anche se ma non dove? Lo vuoi, iTunes? Safari, esatto, iTunes. Basta che gli dici non fare gli aggiornamenti. Perché ho capito, ma tutte le volte te lo propongo. Aspetta, la rifaccio. No, la rifaccio. No, la regola, no. Le regole sono. La regola dell'amico non sbaglia mai, no, eh. Appunto, le regole sono. Ora. Però non mi ha dato fucile da cecchino. Ah, perché ce l'aveva addosso, forse il coglione. Però adesso. Ma Tomb Raider su Android hanno a 99 cent. È il primissimo, se non erro. Perché non provi la bersagliera? Fucile a pompamelo. Infatti, io lo faccio. Faccio un po' di pulizia. Non ti colpi ancora per questo. Ma si sa niente quando esce la bella di Halo 5? La bella di Halo 5 Rubeca, Rubeca 89. C'è già stata la bella di Halo 5, ragazzi? Eh? Io non volevo dire. Ma lo sai che a New York un pedone viene investito ogni 3 minuti? Poveraccio, non fa neanche in tempo a rialzarsi, dice Galbanino. Difesa 3 qui, con libero staccato, hai visto? Vabbè, andiamo. Pierino, dimmi l'infinito di leopardi, leopardare. Questa è una citazione di un pessimo film tipo classe mista, terza A, terza C, che era terrificante. Che ve ne sembra di Batman Arkham Knight? Io me ne sembra poco perché non l'ho seguito, non sono un grande fan del gioco. Però graficamente sembra davvero davvero bello. Unreal Engine 3, tra l'altro nemmeno il 4, ti dirò. Super bello. Bello. Beh sì, ha voglia. Graficamente è tanto bello. Dovrai salire a bordo dello. Dove abita Mastro Lindo, dice Angover? In via Calla. No, non è il Piotta, era classe mista terza. Ma no! Somarone! Porca miseria. You are a Somar, tre Somar. Però qui come siamo messi a gameplay di proiettili? Ah, ma siamo già alla base qua. Ma finito i colpi. Prendi il pompa, no, non questo, cambia arma. Ah, bello, finalmente ha sbloccato il checkpoint. Qui devi saltare direttamente e fai fuori col pompa. Lo spari intanto con la cosa. Però voglio vedere, perché secondo me te li riciccia fuori. Finché non scendi. Ma sto già morendo, sto dietro le casse e mi prende. Lo in terza persona alla Gears, per favore, un FPS. Qual è la macchina del radiologo, dice Garbanino? L'Astra. Mamma mia. Beh, però è simpatico. Non puoi dire di no. Bah, io lo posso sparare però. Dai, dai, buttati. C'è qualcuno giù qua? È che dopo vado scenderai con le gambe di pompa? No, vai giù, però stai attento perché ti riciccia fuori uno di quelli rossi, anche se non c'è in realtà. Ecco, vedi? Appena fai per saltare ti lo rifà fuori, per cui secondo me qui ci puoi stare 100 anni, ma finché non scendi sono infiniti. Occhio. Subito a destra. In qua. Vai, allora scendi giù. A posto, sono fuori. Andiamo. Occhio perché qui in realtà c'è un lungo corridor. Madonna, beve paura però. Faccio male? Capito, almeno guarda dove stanno. Che me frega, faccio male. Ora c'è gente a destra. La testa. Tacci tua! Sbaglia la testa. Sì, ma visto di far rimbalzino con le granate però, Guarda alle spalle. Ho capito. Attenti agli elite con la spada dopo, ma noi attenti pure ai simpaticoni scemi. Che non abbiamo le granate giuste, porca puttana. No? Ma non sono finite. Stanno leggendo le barzellette tutte dallo stesso sito. Matteo, leggi questa. A chi pregano i poliziotti americani? Alla DIA. Cazzo, non so. Ah, dai, a DIA. Va. Muori? Ok, ancora un altro. Dovrai salire a bordo dello scanner.
Io ci salgo anche, ma voglio che lui esca di lì dietro. Alla CIA non riescono mai a trovare i gabinetti, lo sai? Perché? Perché sono servizi segreti. Cazzo. Ok, che è un sito di merda questo. Cambiate sito per le barzellette. Pam 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 pam. Il pompa che era tanto bello su Halo 1, qui proprio. L'hanno depotenziato. Ma sì, proprio la grande. Prendi due. Fai dual wielding di arma laser. Fai il dual wield, dammi retta. Ok. Ah, però non puoi tirare granate. Ma non mi interessa. Allora sì, però porca puttana. Questa in Halo 1 sarei morto. Sì, 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 sì. Ma no! Ma sì, tocca a me! Ma sì! L'elite con la spada che ce l'ha messa in quel posto, la spada. Harry Potter, dice Galbanino, entra nella sua stanza e sente la voce di Dobby che gli suona in ogni direzione. Dobby sul round. Hangover Max, cosa fa una mosca su un cancello? Mosca Valco. Dai, più aggressivo Matteo, dai. Adesso fa ricaricare lo scudo, Barò. Questa secondo me è perché è la fine del livello, in realtà. Guarda, nemmeno con le bombe li fai fuori. Sono queste qui, non gli faccio le proverbiali hand jobs. Jai Basu, dice Briganti, sarà lo sceneggiatore insieme a Kojima del film di Metal Gear Solid. Sai che porcata di film tira fuori, mamma mia. Magari sei al cinema e ti costringe a giocare per 40 minuti. Ma al contrario, ti danno il pad, ti danno un 3DS e fanno, ora guarda, tutto quello che non ti ho fatto giocare una vita lo giochi al cinema. Erpanzaro, Centurione, Cesare, il popolo chiede se sterzi. Cesare, no, vado dritto. Older than the cucco. Uomo medio, cosa fa Matteo in una stanza piena di donne? Sbadiglia. Invece Matteo è un grande amatore. Rubeca 89, si sa niente della beta di Rainbow Six? No. Però ci potrebbe essere prima dell'estate. Che ne pensate del gioco di Mad Max? Sarà una trashata, chiede Johnny Wix. Nacho Marcetelli, un chicco d'uva cammina ma un fico le sbarra la strada. Il chicco d'uva gli spara, fico secco, uva passa. Occhio perché ti arriva quello con la spada. L'ho visto. E anche i piloti. Eccolo lui, fallo fuori subito, bomba, bomba! Perché la pistola? Perché almeno posso fare così. Cos'è così? Così. C'hai di nuovo le c'hai le bombe al plasmon, eccoci, oh, grande merito. Sant'Anto. Guarda, tiragliela nel gruppone. Vai. Vai. Corta. No, l'hai mancata. Guarda lì. Perfetto. Niente, non gli becchi mai, aspetta. Lancia granate come se non ci fosse un domani. Questa cosa vi te la devi dimenticare. Mi piace tantissimo. Ma è una stronzata, però. Dai, che forse l'ho seccato il tipo. No, quel cazzo, se no era finito. Eccolo là. No, quello bianco. E c'ha ancora quattro bombe, Matteo, tiragli. Ma non l'hai preso. L'ho preso sulla gamba. Non si è attaccato. Non si è attaccato. Ti è, Barò. Ecco. Zitta. No! Oh! Una donna si suicida sui binari del treno, muore di vecchiaia. Il treno è sempre in ritardo. Va bene, non se possiamo evitarlo. Tira fuori il capo e tornate su. No, volevo vedere com'era. Sono schippato, stai calmo. Chiedo permesso di attaccare. Negativo, comandante. Invierò due mezzi pesanti per l'intercettazione. Aia. Taglia nel tessuto spaziale a prua del bersaglio. Vuole fare il salto? Dentro la città? Non c'è tempo, signore. Luce verde, attacco autorizzato. Saresti contento, Barone, chiede Johnny PS4, di un seguito di Jedi Empire? Sarei super, super felice. Senza informazioni sulla destinazione, noi non perderemo quella nave. Mamma mia, Galbanino. Ha detto? Chi vince una partita a scacchi tra Bin Laden e Bush? Bin Laden perché Bush non ha le torri. Guarda là. Terribile. Guarda là.
Che meraviglia. Distrutta la città. Certo. Questo verrà ricordato come il disastro di Mombasa, Matteo. Obiettivo? Tac. Leggi, va, che c'è un pochino di... Di Carrick Mantley? Yo, baby, Camp yo, di Carrick Mantley. Marco Colletta, che fine hanno fatto le audio rubriche su SoundCloud? Era solo un esperimento? Non lo so. Credo perché le segue Umberto Moioli, che provava... guarda lì lui. Che meraviglia. Per quanto ancora dobbiamo portare questo tizio? Una cella qualsiasi andrà bene. Ah, Matteo, benvenuto nell'arbitro, ora. Ti farà bene la carne. A loro. E a noi? Ho lo stomaco vuoto. E questa carne è proprio cotta al punto giusto. Cosa vogliono mangiare? Questo non c'è. Cioccolate come due grunt lattanti. Tutta roba giù. Finirà in prigione. I gerarchi hanno in mente qualcosa di speciale per voi. Bella. Ah, tantissimo. Io mi aspetto un sacco di ore di divertimento con Just Cause 3 e Johnny. Ma tante. Cosa sta facendo un carabiniere in auto con un cucchiaino fuori dal finestrino? In bocca alla strada. Red dicono che è una stronzata, ne vale la pena comprarlo. C'è una bella recensione che parla come di un titolo molto interessante, con alcune pecche, un 8 secco su PC. Perché no? Se sei una man, se sei un centauro, ti piacciono i giochi di moto con un'impostazione alla Gran Turismo, quindi legate non solo alle moto su licenza, è un bel titolo. I profeti della verità e della pietà. Ho condotto qui l'inetto. Ha portato piane sani. Vuoi andare, Tartar? Io pensavo... Se porta con te i tuoi brut. Liberate il prigioniero. Madonna, penso quando ci sarà un halo con questa grafica qui. Mamma meraviglia, sapete. Il concilio ha deciso, verrà impiccato con i tuoi intestini e il tuo cadavere trascinato per la città. In realtà però sarò io a stabilire la tua esecuzione. Io sono già morto. Dici il vero. Sai dove ci troviamo? Nel mausoleo dell'Arbiter. Esatto. Qui riposa l'avanguardia del grande viaggio. Ogni Arbiter, dal primo all'ultimo. Spiegone. Ognuno di loro creato e consumato nei momenti di... L'Arbiter è il campione dei Covenant. I cacciatori domati, la ribellione dei Grunt. Se non fosse stato per gli Arbiter, i Covenant sarebbero scomparsi da molto. Non sono... E lui invece ha fallito. Qui, nemmeno in ginocchio. Capito? Halo fu distrutto per un tuo errore. E tu ne porti me. Il marchio. Ma il concilio... È stato troppo zelante. Noi sappiamo che non sei un eretic. Questo è il vero volto dell'eresia. Qualcuno che vorrebbe sovvertire la nostra fede ribellandosi all'alto concilio. I nostri profeti sono falsi. Aprite gli occhi, fratelli miei. Vogliono sfruttare la fede dei nostri predecessori per portare la rovina. Il grande viaggio. Esatto. Questo eretic. E i suoi seguaci. Che loro vorrebbero attivare l'alo, ma loro sanno che in realtà dietro l'alo c'è solo il mondo dei Flood. E io cosa posso fare? In Halo 3 si prende l'alo e si va a ammazzare il mondo dei Flood. Certo. Se tu divenissi l'arbitro. Vedi, lo fanno diventare l'arbitro. Allora verrai scatenato contro l'eresia con la nostra benedizione. No, no. Gli offrono di diventare l'arbitro. E il concilio? I compiti che dovrai intraprendere come arbiter saranno pericolosi, letali. Morirai. Come ogni arbiter prima di te, il concilio avrà il suo cadavere. Dice, ma Halo ha una trama, dice Suddenly Seymour. Trovamone un PS che c'ha una trama così. Cosa deve fare il vostro arbiter? Sono le tre, eh? Finiamo sto pezzo e poi ci vediamo se no. Rispettare il giuramento, tutti e senza eccezioni.
Noi giuriamo sul sangue dei nostri padri e dei nostri figli di rispettare il patto dei Covenant. Fino alla morte! Quelli che violeranno il giuramento saranno tacciati di eresia. Nessuna pietà per loro. Anche adesso, e si usano le buone gruntini per diffondere menzogne. Dobbiamo ridurli in polvere! E continuare la marcia verso la salvezza gloriosa. Allora, che lavoro. Aspettiamo, una volta mi hai chiesto, ma perché non fanno un'ala dove si usano i Covenant? Questa corazza ti nobile, era il 2. Ma non riesce a celare loro. Adesso tu, sì, adesso tu sei il Covenant, sei l'arbitro. Sei l'arbitro, la volontà dei profeti. Ma questi sono i miei elite. Io tengo alla loro vita, di te non mi importa nulla. Allora siamo in due. La Nutella. Wow. Ottimo anche il doppiaggio. Leader, non c'è dubbio, una tempesta colpirà la struttura. Saremo lontani quando arriverà. Un doppiaggio alla Bentella, dice ragazzi. È terrificante. Veramente orribile. Questi video sono fatti incredibili. Pronti a combattere. Avrebbe l'armatura che hai, Matteo. C'ho solo lo spadone adesso. Posso cambiare arma? Noi siamo la mano dei profeti, e tu sei la loro spada. Sii rapido e silenzioso e sradicheremo questa eresia senza incidenti. Ora tu in realtà combatti i Covenant ribelli. La tempesta ha celato il nostro... Opri. Sì, forse ha disattivato la loro rete locale. Ah, ma la spada... Ha l'energia anche la spada? Vai! Sì, la spada è energia. Non è mica infinita la spada. Opri, opri. Sì, chitarrino, questo è Halo 2. Però la grafica non è quella del 2005, eh. Questa è la grafica del 2005. Che comunque qui è 1080p, comunque. Questa è 1080p, sì, sì, certo. Comunque è 1080p. Non è 640x480. No. Ma... sono invisibili i piccini. Quando apri qua? Aspettate tanto da Assassin's Creed Victory oppure Unity vi ha passato le aspettative? Domanda per Matteo e Barone. Io mi aspetto molto perché poi in realtà Unity è un bel gioco. Il problema è che andava a due frame quando è uscito. Qui secondo me sei un po' morto. Ha fatto una cazzata. Io avrei detto che è morto. Quindi. Ho visto uno. Ma insomma, questo è un po' questo morto. Questo che è? Sono le armi. Ah, la carabina, giusto. Esatto. Me la ricordo da Halo 3. Sì, c'è ancora anche in Halo 3. Ciao Barone Matteo, ciao Porcellino. Saluti Porci. 14:55. Facciamo questa sequenza e poi ci rivediamo settimana prossima, oserei dire. Occhio, perché qui devi essere molto vicino per colpire, ma ricorda che quando l'indicatore della spada è rosso, se premi lo ammazzi. Ah, sono sega io. Bell'arbiter, eh? Porca me. Legge la differenza. Ah! Tra un fagiano e un fagiolo. Il fagiolo prima lo spari e poi lo mangi. Il fagiolo prima lo mangi e poi lo spari. Vabbè, dai. Ci chiamo all'ordine, ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie allora, mille per essere stati con noi. Ci siamo divertiti tantissimo, esatto. Oggi, in una maniera esagerata. Esatto, grazie mille per la compagnia, ci vediamo settimana prossima. Certo. Buon fine settimana, cominciate. Buona Pasqua. Buona Pasqua, raccogliete le barzellette che così ce le raccontate settimana fai prossima. Fai salve ed esci per Pasqua. Faccio salve ed esci. Ciao.